Prego, professore. Va bene, buongiorno a tutti. Sono Simone Maria Collavini, il direttore del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere e ho particolare piacere nel dare il benvenuto a tutti voi, innanzitutto ovviamente agli organizzatori e ai relatori di questo incontro e ancora più caldamente al pubblico presente, col quale mi scuso per il lieve ritardo con cui cominciamo, ma come sapete queste connessioni sono sempre complicate, richiedono qualche momento. Non prenderò per questo molto tempo nel portarvi i miei saluti istituzionali e lascerò rapidamente la parola a coloro che hanno qualcosa di più di me da dire. Ringrazio come sempre Adriano Fabris, che è il responsabile del PRIN all'interno del quale è organizzato questo incontro. Ringrazio gli altri membri del gruppo e i relatori di avermi voluto invitare ad aprire i lavori di oggi. Il tema è senz'altro di grande interesse ed è anche un tema di grande attualità, ovviamente. È il rapporto che esiste fra, diciamo, ricerca scientifica, comunicazione, intervento sulla società. Sempre più la formazione di linguaggi tecnici, di conoscenze scientifiche, necessita di una mediazione per poter essere comunicata efficacemente all'insieme della società. Non credo che in questo momento, segnato dall'esperienza della pandemia, ci sia bisogno di spiegarlo in dettaglio. Il campo medico, il campo scientifico mostrano tutto il rilievo in una società nella quale le informazioni sono ampiamente disponibili, ma non sempre gli strumenti di conoscenza delle persone che recuperano le informazioni sono adeguate a comprenderle e a interpretarle correttamente. Io sono uno storico medievale, no? Quindi potrebbe sembrare che questo problema non tocchi noi storici e in particolare chi si occupa di un'epoca così lontana dai nostri giorni come la mia, ma in realtà anche nel nostro campo, come in tutti i campi della ricerca scientifica, esiste questo problema. Il rapporto che corre fra la produzione scientifica, quello che di questa produzione viene colto e la capacità del pubblico di formarsi gli strumenti necessari per raccogliere e gestire in maniera più corretta le informazioni. Oggi parleranno vari relatori, ma è necessario che sia io a introdurli e a presentarli. Quello che voglio dire è che questa attività, il gruppo di lavoro di Adriano Fabris, si inserisce all'interno della molteplicità di interessi, di azioni, di studi, di comunicazioni del nostro dipartimento. E quindi è un dipartimento complesso, attivo, molto sfaccettato, che oggi ospita anche persone esterne. Quindi, senza perdere ulteriore tempo, cedo la parola a chi introdurrà i lavori veri e propri. Vi saluto ancora e mi scuso se fra qualche minuto vi dovrò lasciare, ma come purtroppo capita a chi svolge la funzione di dirigere un dipartimento, più di un impegno contemporaneo è sempre presente, quindi occorre destreggiarsi fra l'uno e l'altro nel modo migliore. Mi dispiace perché il tema è veramente affascinante anche per chi come me è molto lontano da questi studi. Grazie, penso di dover cedere la parola ad Adriano che vedo già in video. Lo saluto tutti voi e a presto. Grazie, grazie Simone, grazie al professor Collavini per questa introduzione ai nostri lavori e soprattutto per la cornice che offre in quanto direttore di un dipartimento, quello di Civiltà e Forme del Sapere, che è uno dei dipartimenti di eccellenza nel panorama italiano e che quindi ci ha permesso di svolgere anche questa attività all'interno di tale prestigiosa cornice. Due parole soltanto per introdurre questo seminario su formazione scientifica e democrazia. Poi una presentazione più dettagliata e concreta dei relatori verrà e dello spirito di questo seminario verrà fatto dalla professoressa Veronica Neri che ha specificamente ideato questo evento. Questo evento fa parte di un progetto nazionale di interesse nazionale, un progetto di ricerca che è stato appunto finanziato dal Ministero
e che si occupa specificamente di etica, scienza, democrazia. All'interno dibattito culturale, politico, filosofico, comunicativo, contemporaneo, ci sembra che queste tre parole messe insieme comportino una sorta di, potremmo dire, rischio di sovrapposizione, rischio di conflitto, rischio di frizione l'una rispetto all'altra. Etica, scienza, democrazia, spesso la scienza deve fare i conti con la responsabilità, spesso la comunicazione scientifica, la comunicazione degli esperti non è all'altezza dei compiti che dovrebbe assolvere, lo vediamo proprio in questo periodo di pandemia, dove la comunicazione scientifica, la comunicazione degli esperti è particolarmente stressata. Spesso il tema della democrazia, che si dovrebbe avvalere appunto dell'utilizzo e del supporto degli esperti nell'interesse dei cittadini, ecco, spesso questo tema è a sua volta stressato proprio per questioni o situazioni legate all'emergenza. L'ispirazione etica, le domande etiche di fondo, che cosa è giusto, che cosa è buono, che cosa è valido, che cosa è vero, che cosa è corretto, sono le domande a cui dobbiamo cercare in qualche modo di dare risposta, una risposta valida, una risposta condivisa, una risposta che possa essere fatta propria appunto a livello sociale e collettivo. Ecco, all'interno di questa ispirazione più generale, noi abbiamo svolto già due altri webinar, due altri seminari sempre finanziati all'interno di questo progetto di ricerca nazionale, e questo è il terzo, che vuole affrontare specificamente il tema della comunicazione degli esperti, della comunicazione sanitaria e biosanitaria, della responsabilità degli scienziati e della responsabilità degli esperti all'interno di queste procedure informative, ma soprattutto gli aspetti più evidenti della formazione, perché senza la formazione delle persone, senza che le persone siano consapevoli e siano in grado, grazie appunto alle competenze acquisite, di distinguere ciò che è vero da ciò che è falso, ciò che è giusto da ciò che è ingiusto, senza questa modalità di formazione noi non siamo in grado di creare una vera e autentica cittadinanza. Mi fermo qui nell'augurare davvero buon lavoro a tutte le persone che interverranno, non mi resta che ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione, l'attuazione di questo progetto, anzitutto l'AICI Group, che ci offre il supporto tecnico e tecnologico con la consueta professionalità, poi naturalmente l'Ateneo Pisano, che ci supporta in varie maniere, e soprattutto tutti coloro che nell'ambito dell'ordine dei giornalisti hanno fatto sì che questa iniziativa potesse essere aperta e considerata anche un momento di formazione professionale tra quelli prescritti appunto nell'ambito della formazione continua dei giornalisti. Di nuovo grazie e buon lavoro a tutti. Prego la parola alla professoressa Veronica Neri. Buongiorno a tutti, spero mi sentiate. Ti sentiamo. La sentiamo. Mi unisco anch'io ai ringraziamenti che sono stati appena fatti. Vorrei ringraziare innanzitutto il professor Simone Maria Collavini, il nostro direttore, per aver trovato il tempo di essere qui con noi, nonostante i suoi numerosi
impegni accademici ancora più onerosi in questo periodo di emergenza sanitaria. E il professor Adriano Fabris, che è il coordinatore e l'anima dell'unità pisana di questo progetto PRIN, che è coordinato a livello nazionale dal professor Mario De Caro. Ringrazio anche tutta l'organizzazione appunto dell'AIC Group, l'Ordine dei giornalisti della Toscana e l'Ateneo Pisano che ci ospita, oltre che i nostri relatori e tutti i partecipanti a questo seminario. Il focus di oggi, come è stato già anticipato, è un tema fortemente interdisciplinare dove tratteremo la relazione tra comunicazione, scienza e etica in varie declinazioni. Ci occuperemo appunto dell'informazione giocando su i prefissi formazione e informazione scientifica in un contesto democratico, appunto in un'ottica internazionale. Avremo sia la voce del giornalista, quindi di chi si occupa di informazione e di comunicazione, di chi si occupa di filosofia e di chi si occupa di scienza, scienza pura e scienza applicata. Gli aspetti che tratteremo questa mattina si inseriscono in un quadro caratterizzato da una apparente trasparenza, quasi eccessiva trasparenza informativa, quasi una messa in scena dell'informazione che può degenerare in una perdita di senso, anche in un atteggiamento egotistico, se non siamo consapevoli di fronte a certi meccanismi. In un contesto simile, caratterizzato da tempi anche accelerati, come possiamo quindi percepire e anche sapere interpretare i dati che la scienza ci mette a disposizione in modo corretto, soprattutto in uno spazio sempre più composto, lo stiamo vedendo in questo periodo da realtà miste? Come si deve agire per un apprendimento consapevole? Senza scoraggiarsi e senza scoraggiare di fronte alla complessità che dobbiamo in qualche modo decifrare. Il rischio potrebbe essere quello di trovarci di fronte appunto a dati complessi, difficili, anche incomprensibili, come si diceva peraltro ieri in un altro seminario organizzato dal professor Masala, anche lui all'interno del PRIN, il rischio di deinformare più che informare, oppure anche il rischio di cadere in una sorta di nichilismo o ancora omogeneizzare tutte le verità che ci vengono proposte. Quindi, alla luce di queste premesse, quale ruolo assumono in questo contesto le interrealtà in cui gioco forza ci troviamo a informare? Questi interrogativi valgono alla luce di un contesto democratico che possiamo intendere secondo un duplice senso, quello di offrire pari opportunità di accesso, fruizione e anche partecipazione alla conoscenza scientifica, quello di suggerire un agire per il bene comune nel rispetto dei diritti di tutti, con garanzia di libertà e uguaglianza tra tutti i cittadini. Si stanno diffondendo linguaggi e conoscenze sempre più specialistiche, che lo stiamo vedendo, quindi quale ruolo sta assumendo e dovrà assumere la formazione scientifica per cercare di offrire gli strumenti necessari per comprendere qual è l'informazione? Ecco, queste sono alcune delle domande sulle quali i nostri relatori andranno a riflettere. Dopo queste prime premesse più di ordine contenutistico, passiamo a quelle più pratiche. La mattinata sarà divisa in due parti, una prima parte con i primi due relatori, il dottor Michele Bocci e il dottor Roberto Gronda. Terranno un intervento di 20 minuti ciascuno, al termine dei quali vi sarà la possibilità di domande e risposte circa di 10 minuti per ogni relatore. Dopo ci sarà la seconda parte che avrà un'impronta più scientifica con il professor Pietro Di Martino e il professor Massimo Bergamasco. Anche loro avranno a disposizione 20 minuti ciascuno. Al termine dei due interventi avremo nuovamente la possibilità di fare domande e di ricevere le risposte da parte dei relatori e poi il tempo rimanente, la possibilità di domande in plenaria a tutti i relatori insieme. Adesso darei la parola al primo relatore, il dottor Michele Bocci, giornalista di Repubblica dal 2001, per le pagine toscane e quelle nazionali, segue la cronaca sanitaria, ha un blog, Mondo Sanità, e ha scritto per Mondadori con Fabio Tonacci il testo La Mangiatoia sul tema sanità, mostrando come la realtà stia in parte anche mettendo un po' in pericolo l'articolo 32 della Costituzione,
istituzione sulla tutela della salute. È in questo periodo credo che abbia il suo bel da fare. Il titolo dell'intervento, quanto mai attuale, Comunicare la sanità durante la pandemia. Lascio la parola al dottor Michele Bocci e grazie a tutti per la partecipazione. Buongiorno, eccomi. Mi sentite? Sì, tutto a posto? Sì, la sentiamo. Eccoci. Bene, buongiorno, sì, sono Michele Bocci, lavoro per Repubblica ormai da un po' di anni e mi occupo di sanità, in questo periodo soprattutto per il nazionale, anche per la cronaca locale. Insomma, sono uno dei tanti colleghi travolti da questa pandemia ormai da 14 mesi. Vi devo parlare di come si comunica la sanità durante la pandemia, è già il titolo, diciamo, è stimolante e complesso, perché effettivamente non sono nemmeno sicuro che qualcuno l'abbia ancora capito per la rapidità delle cose, degli eventi, di come stanno succedendo tutte le cose che riguardano la pandemia. Inizierei intanto spiegando una cosa, parlare di sanità vuol dire comunque affrontare due grandi settori dell'attività giornalistica, perché noi abbiamo, potremmo distinguere tra sanità e salute, nel senso che la sanità è il lavoro sulla cronaca sanitaria, cioè mancano gli ospedali, succede un fatto in un ospedale, come riorganizzo una determinata specialità, mentre la salute è quel lavoro più da giornalista scientifico che si basa appunto sugli studi, che ne so, per esempio sugli studi clinici, sulle nuove scoperte, sulle ricerche, su tutto quello che succede o che si spera succeda, perché spesso sono solo speranze, per migliorare la vita dei malati o per migliorare la cura delle malattie stesse. Bene, la pandemia ha completamente rimescolato le carte della professione in tutti questi due settori. Possiamo dire, ovviamente, per spingere, diciamo, la definizione, anche se ci sono vittime ben più importanti e con esiti ben più drammatici, che il giornalismo è stato sicuramente una delle vittime di questa pandemia, perché ha dovuto davvero ripensare se stesso. Il giornalismo dovrebbe portare certezze, cioè elaborare i dati, i complessi dati della realtà, e interpretarli e renderli, diciamo, al lettore, che posso, o l'ascoltatore, o insomma chi guarda, chi legge un sito internet, un giornale di carta, chi guarda o ascolta un podcast, dovrebbe portare delle sicurezze. Magari io sono un cronista, nel senso che mi occupo di riportare le notizie, e magari dovrebbe anche il giornalismo proporre delle notizie, cioè delle cose che prima non si sapevano. Se non ci fosse stata quella pubblicazione, non sarebbero arrivate alla conoscenza del pubblico. Quindi il giornalismo, che è di per sé un tentativo di dare almeno una sistemazione ai fatti del mondo e in qualche maniera spiegarli, di fronte a un fatto come questa pandemia che stiamo vivendo, va in crisi. Perché? Perché non si sanno tantissime cose. Perché fin dall'inizio, all'inizio è stato veramente un disastro, perché non si sapeva neanche, non lo so, come avveniva il contagio, quanto durava l'incubazione, non si conosceva, si conoscevano pochissime cose della malattia. Vi ricorderete tutti che l'Italia, in parte anche l'Europa, quando ci sono stati i primi casi, che iniziavano ad essere anche tanti in Cina, che hanno fatto? Hanno chiuso le frontiere, hanno chiuso, soprattutto l'Italia, i voli diretti dalla Cina. Ovviamente è stata una misura che non è servita a un bel niente. E perché? Perché i virus hanno un modo di viaggiare, di spostarsi in una società come la nostra, vanno ben oltre il volo diretto. E infatti siamo stati, anche come Italia, il paese che per primo in Europa ha avuto a che fare con la pandemia in maniera drammatica, ha avuto dati altissimi. Quindi, dicevo, non si conoscono tantissime cose, per questo è difficile fare il giornalista. Se oggi mi chiedete quanto dura l'immunità data dai vaccini, la risposta è non lo so, nel senso che ovviamente non devo essere io a saperlo perché io faccio il giornalista, però le persone con cui ho parlato, ad esempio non tanto tempo fa,
ho intervistato Mantovani, che è il direttore scientifico di Humanitas ed è un immunologo, uno dei con maggior numero di pubblicazioni in Italia, insomma, un grande scienziato. Lui stesso mi dice: quanto dura? Dura da un anno a 2 anni. Ecco, siamo ancora in questo range qua. Quindi, questo per farvi capire quanto adesso fare questo, il mio lavoro in questo momento sia difficile, non solo perché ci espone a degli errori e a delle difficoltà già di per sé, questo il lavoro del giornalista, ma perché spesso le stesse fonti hanno problemi e non hanno certezze. E se torniamo a quei due settori giornalistici di cui vi dicevo, quello della salute e quello più scientifico, ad esempio, ha avuto a che fare con una enorme quantità di ricerche scientifiche sul Covid, sul coronavirus, ricerche scientifiche che si sono praticamente mangiate tantissime delle altre ricerche. Parlavo con appunto dei ricercatori che dicevano che ormai la maggior parte degli studi riguardano il Covid. Ebbene, però anche da queste ricerche scientifiche è difficile spesso su un singolo fatto, su una singola circostanza, che ne so, a quale distanza si attacca il virus tra due persone, si possono contagiare, una persona può contagiarne un'altra al chiuso o all'aperto, ci sono svariate versioni, uno può trovare studi che dicono tutto e il contrario di tutto. Spesso, tra l'altro si è notato proprio durante questa pandemia, sono stati pubblicizzati tantissimi studi ancora in preprint, cioè studi che dovevano essere pure approvati dalle stesse riviste che poi li avrebbero pubblicati. Quindi si spinge così in avanti, anche da parte di chi fa ricerca, il desiderio di apparire o comunque di legittimamente far promozione, evidenziare la propria ricerca, si spinge così avanti che arriva prima ancora la notizia, arriva prima ancora di tutte le verifiche necessarie perché lo studio poi vada in pubblicazione. Questo è sicuramente un elemento che rende complesso l'orientamento anche del giornalista e quindi dei cittadini all'interno di questo tipo di questa massa di studi clinici e non. Ovviamente, se i problemi ci sono per la parte, come dicevamo, scientifica di salute, ci sono i problemi anche per la parte sanitaria, cioè quella di cronaca, nel senso che gli organizzatori della sanità cambiano spesso decisioni in corsa, ok? Solo per fare alcuni esempi, cioè anche un solo esempio, si parla continuamente di queste regioni arancioni, gialle e rosse. Io ne scrivo praticamente 2 o 3 volte alla settimana, sono praticamente un secondo lavoro, e questi colori sono basati su dei parametri, e i parametri quelli restano, ok? Ne hanno introdotto uno nuovo, non sto ad andare troppo nel tecnico. Però l'interpretazione dei parametri nel tempo è cambiata, quindi solo per fare rapidamente un esempio, le regioni che prima, diciamo, la seconda parte del 2020, diciamo nell'inverno, l'autunno-inverno del 2020, chi stava in zona rossa doveva restarci 3 settimane. Da gennaio a febbraio in poi le settimane sono diventate 2, poi è diventata 1 se questo rosso è dovuto all'incidenza. E questo perché? Perché i politici, cioè la politica, gli amministratori, hanno cambiato il sistema di interpretazione. E questo sono cose che avvengono molto rapidamente e che sono molto difficili da intercettare. Proprio occuparsi di giornalismo quando la fonte non ha la stessa idea tra la mattina e la sera è particolarmente difficile. Poi c'è un tema che secondo me noi dobbiamo comunque ricordare in questo mio breve esposizione su comunicare la sanità durante la pandemia. Il tema è quello degli altri problemi, perché se parliamo di comunicare la sanità, dobbiamo comunicarla tutta. E grandissimo problema uno dei grandissimi problemi di tutta questa pandemia è stato la compressione dell'attività sanitaria per le altre patologie.
che sono ovviamente tantissime e colpiscono tantissime persone. Questo tema è sicuramente un tema che è stato pochissimo trattato da tutti i media, e a questo punto mi cito condividendo Allora, spero lo stiate vedendo. Sì, ok, perfetto. Allora, per Repubblica, proprio di recente, ho curato un articolo, eccolo qua, si chiama Long Form, un articolo particolarmente lungo, appunto, sul sito, che poi viene riportato anche sulla carta, dal titolo Danni collaterali. Questa inchiesta è basata su una serie di dati che vi volevo sottoporre, giusto per capire quanto noi siamo qui, parliamo giustamente di pandemia, ma cosa sta anche succedendo nella sanità italiana. E appunto qui nei primi, abbiamo questi dati che ci dicono che nei primi 6 mesi dell'anno scorso, quando la pandemia era, ovviamente c'è stato il lockdown, nei primi 6 mesi ci sono stati fatti 3,1 milioni di ricoveri contro i 4,3 dello stesso periodo dell'anno precedente. Questo vuol dire 1,2 milioni ricoveri in meno. Si tratta quindi di persone che non sono state curate. Tra l'altro, nel dato dei ricoveri, cioè in quei 3,1 milioni, ci sono anche quelli per Covid. Quindi se non ci fossero stati quelli per Covid, sarebbero ancora meno. Questo ovviamente ha portato a una riduzione dell'attività sanitaria. Questo dimostra la riduzione dell'attività sanitaria per tutti gli altri malati drammatica, che, ripeto, non è stata sicuramente abbastanza raccontata da tutti noi, ma che diventerà probabilmente uno dei racconti più importanti negli anni a venire. Perché? Perché le persone che non sono state curate possono aver avuto danni immediati, ma le persone che non hanno fatto attività di prevenzione o comunque hanno fatto attività, non hanno fatto esami, visite, diagnostiche e tutto il resto, probabilmente si ripresenteranno con malattie in stato più avanzato nel prossimo futuro. E per esempio qui c'è, ecco, il secondo esempio che vi voglio far vedere è questo, cioè cosa è successo alle cure oncologiche. Queste sono le riduzioni, sempre in quel periodo dell'anno scorso, dell'attività oncologica per persone ovviamente malate e con necessità di interventi. Ovviamente non si tratta mai, praticamente mai, di interventi inutili quando si parla di cancro. E vediamo qui il 22% in meno di interventi alla mammella, il 24% in meno di quelli alla prostata e così via. Quindi questo tipo di racconto giornalistico è una vittima della pandemia, esattamente come le persone che non sono state curate subiscono la circolazione di questo virus che impegna gli ospedali in maniera pesantissima. Allo stesso tempo anche chi si occupa di comunicazione è costretto, tra virgolette, a non seguire determinati aspetti della sanità che sono centrali. Ora, ripeto, io ho fatto vedere questa cosa mia, che però ammetto essere un articolo che viene fatto dopo diverso tempo, dopo molto tempo di silenzio. Raccontare la pandemia è anche seguire determinati filoni che sono abbastanza fissi, sono stati in questo anno 2-3 mesi, e filoni diciamo fissi e ciascuno dei quali ricco di spunti per capire come è stata raccontata questa epidemia. Io avevo individuato 3 temi che vi espongo rapidamente, perché per arrivare poi alla conclusione dell'intervento, che mi sembrano interessanti. Il primo riguarda i dati
sull'andamento dell'epidemia. Il secondo, i pareri degli esperti, il ruolo degli esperti nell'informazione in questo momento. E il terzo tema è quello dei vaccini. Sono tutti temi piuttosto ampi, su quali comunque non mi dilungo, proprio per rispettare i 20 minuti dell'intervento. Riguardo ai dati dell'andamento dell'epidemia, sono stati uno dei temi, diciamo, forti fin dall'inizio. Vi ricorderete tutti la famosa conferenza stampa della Protezione Civile, tutti i giorni alle 18, che veniva fatta più o meno fino a giugno, con una serie di in cui venivano dati numeri, c'erano tutte le polemiche sui decessi, morti di Covid, per Covid, con Covid, c'era tutta questa definizione, non si voleva diciamo spingere al limite l'informazione sul fatto, sulla connessione tra il Covid e questi decessi. E poi i numeri sono diventati diciamo una cosa fondamentale. Tutti parliamo di curve, tutti parliamo, e qui non parlo solo dei giornalisti, parlo delle persone, no? di curve di incidenza, crescita e riduzione dei cali, e anche dell'ormai noto RT, diciamo questo fattore di replicazione che ci dice a quale velocità viaggi il contagio. La cosa secondo me interessante dei numeri che si nota, diciamo facendo anche il mio lavoro, è di come questi siano espressione prettamente tecnica, diciamo i numeri sono i numeri, no? E uno pensa, i numeri sono quelli, non è che... Però i numeri ci raccontano di come, bene o male, la politica e chi amministra il paese, la sanità, utilizzi in certi casi tecnici, e quindi i numeri che sono la massima espressione, diciamo, degli aspetti tecnici, un po' a seconda della situazione, no? Noi ci rendiamo conto di come talvolta ci sia uno scollegamento tra i numeri e i provvedimenti presi, tra la situazione e i provvedimenti presi. Abbiamo visto come abbiamo due governi che si sono alternati in questa pandemia, che hanno evidentemente una posizione diversa, e noi oggi ci troviamo a riaprire in anticipo tantissime attività nel paese, in anticipo perché dovevano riaprire dai primi di maggio, dal 3 maggio, e invece riapriranno dal lunedì nelle regioni gialle, che sono la grande maggioranza, e siamo praticamente, oggi abbiamo circa 350 morti al giorno e 14.000 casi. L'anno scorso, di questo periodo, quando ci apprestavamo a finire il lockdown, che si è concluso il 5 maggio, avevamo 500 morti, quindi un po' di più, ma molti meno casi, 2.700 contagiati. Cioè, stiamo andando alle riaperture in una situazione sicuramente che per la circolazione del virus è peggiore di quella dell'anno scorso. Ma, come dicevo, i numeri poi devono anche in qualche maniera rendere conto alla politica, che li fa propri anche in base ad altri, evidentemente, ad altri meccanismi di decisione. Ovviamente c'è anche quello fondamentale dell'economia e delle difficoltà del paese ulteriori rispetto alla circolazione del virus. Il secondo tema che vi dicevo è quello del parere degli esperti, questo sarò rapidissimo. Vediamo, tutti noi abbiamo imparato a vedere una incredibile sovraesposizione di esperti, di infettivologi che un tempo si dedicavano alla cura del paziente o allo studio e basta, quindi sono diventati un po' dei personaggi televisivi, di immunologi. C'è quella la quasi fantomatica figura dell'epidemiologo, cioè un titolo di epidemiologo non si nega a nessuno sui media, no? Spesso vengono definiti epidemiologi per tecnici che hanno altre specializzazioni, per esempio in igiene, cioè specializzazioni ben diverse dall'epidemiologia. Ci sono anche infettivologi o medici che vengono definiti epidemiologi. Insomma, c'è questo parterre di persone che vengono sentite continuamente e che alcune di quali sono veramente diventate dei personaggi, che hanno creato delle categorie. Sappiamo che quest'estate sono venuti, diciamo, alla luce gli aperturisti, soprattutto
appunto partendo da Milano, dal dottor Zangrillo, il rianimatore del San Raffaele, e si sono create delle vere e proprie fazioni, tanto che ormai credo che tutti, a me capita, ma penso che capita a tutti i colleghi, si sa prima di sentire una persona sul Covid quello che dirà, cioè si possono quasi scegliere gli esperti in base a quello che c'è bisogno di raccontare. È difficile, è molto difficile essere sorpresi da uno di quegli esperti che vedete in continuazione in televisione, cioè più o meno si sa quello che andranno a dire, se li intervisti o se gli chiedi un parere su qualcosa. L'ultimo punto, e poi finisco, è quello dei vaccini. Ovviamente sui vaccini noi potremmo parlare ben più dei 20 minuti della durata di questo mio intervento. I vaccini sono un tema enorme, l'Italia arriva ai vaccini con la famigerata legge sull'obbligo ancora mal digerita, lì si parlava di vaccini pediatrici, quindi appunto per i bambini, e sono state polemiche politiche, e non solo, abbiamo una forte posizione Novax, probabilmente non molto numerose, ma sicuramente forti e rumorose. Arriviamo ai vaccini e una cosa che secondo me ha a che fare con la comunicazione dei vaccini è questa: noi, il mondo, non l'Italia, soprattutto gli Stati Uniti e anche alcune aziende europee sono riuscite ad arrivare al vaccino in pochissimo tempo, no? Si sa che per fare i vaccini ci volevano, per arrivare diciamo dall'idea alla autorizzazione e alla somministrazione del primo vaccino, anche 7-10 anni. In questo caso ci è voluto un anno, perché i vaccini sono arrivati praticamente adesso, quindi c'è stata un'enorme accelerazione dell'industria anche scientifica, che ha messo, diciamo, ha scatenato un po' di dietrologie. Ovviamente la rapidità è dovuta al fatto che l'industria ha ricevuto enormi fondi pubblici dagli stati, quindi non aveva il rischio del mancato successo, che è il grande rischio per cui ti dicono le industrie farmaceutiche che costano così tanto i farmaci, anche quando poi li vendono. Cioè, ma noi rischiamo, perché se quel farmaco non arriva da nessuna parte perché non funziona, abbiamo speso soldi inutilmente. Allora, in questo caso il rischio gli è stato completamente tolto si è potuto accelerare, anche perché si è lavorato contemporaneamente alle varie fasi scientifiche. Ma, come dicevo, per non allungarmi troppo, arrivo al punto. Sui vaccini abbiamo visto un problema di comunicazione enorme da parte dell'industria e degli stessi stati. Vi ricorderete tutti che per dire, diciamo, per poter affermare che siamo arrivati al vaccino nello stesso anno in cui è arrivato il Covid in Europa, cioè verso a febbraio-marzo dell'anno scorso, del 2020, c'è stato la giornata del vaccino del 27 dicembre, in cui tutta Europa ha fatto i primi vaccini. Ebbene, quello è stato, alla fine, a vedere bene, un boomerang. Perché? Perché si è data l'idea che ci fosse già il vaccino, solamente perché sono state vaccinate alcune migliaia di persone in tutto il continente. In realtà il vaccino non c'era ancora, o comunque non ce n'erano dosi a sufficienza. Comunicare in questa maniera come un risultato importante la capacità di dare il vaccino in quella data ha fatto sì che le persone, giustamente, gennaio, febbraio, dicessero sì, ok, bene, ma ora quando ci vaccinate? Dove sono i vaccini? In realtà quella era solo una data spot alla quale non è seguita una produzione o comunque una distribuzione dei vaccini sufficiente. Quindi siamo rimasti, diciamo, fermi per un paio di mesi, 2-3 mesi, con la vaccinazione, con enormi polemiche anche nella nostra regione, poi, come sappiamo, per gli ottantenni, quando si poteva tranquillamente dire i vaccini arriveranno a marzo, e a marzo non sarebbe comunque stata un'attesa enorme, diciamo, era comunque sarebbe stata comunque un successo della ricerca e dell'industria riuscire a portare i vaccini a marzo. Invece si è voluto dire che erano pronti a dicembre. Questo è solo uno degli errori che sono stati fatti sulla vaccinazione, che poi è proseguita e prosegue con
grandi problemi di distribuzione, grandi problemi di autorizzazione, tutto perché stiamo parlando di vaccini che sono appunto stati creati in pochissimo tempo. Tutto questo credo che, qui chiudo, credo che monopolizzerà, comunque sarà la parte più importante, la grande attenzione dei media da qui in avanti, è già iniziato, non è niente di, non è niente di, come dire, inedito, ma sicuramente nei prossimi mesi il grande tema di cui parlare sarà la vaccinazione, e noi speriamo di farlo nella maniera più corretta possibile, malgrado tutti i problemi che vi ho elencato nell'attività giornalistica nel corso della pandemia. Grazie mille. Grazie a lei, grazie al dottor Bocci per questo interessante contributo e sulle difficoltà del ruolo del giornalista in questo particolare momento. I tre temi che sono stati analizzati, il problema dei dati, il problema degli esperti e anche come veicolare la diffusione reale dei vaccini, sono temi estremamente importanti e interessanti che spero poi analizzeremo un pochino più nel dettaglio nella parte dedicata al dibattito. Sono temi che tra l'altro verranno poi ripresi dai successivi relatori, per esempio quello degli esperti, che verrà ripreso dal relatore che seguirà adesso, che è il dottor Roberto Gronda, docente di filosofia della scienza presso l'Università di Pisa, che affronterà proprio quasi il senso inverso l'aspetto dell'informazione, mentre il dottor Bocci ha parlato dei dati che vengono dalla scienza e come si possono veicolare attraverso l'informazione, il dottor Gronda prende informazione e dice come dall'informazione possiamo creare degli oggetti pubblici. Roberto Gronda si occupa di filosofia della scienza di stampo pragmatista, il suo ultimo libro è incentrato sulla filosofia di Dewey, edito da Springer, si occupa di appunto esperti e di competenza scientifica, in particolare proprio del ruolo dell'esperto scientifico. Muove da riconoscimento della differenza tra scienziato e esperto scientifico. In quest'ottica, volta proprio a indagare i problemi pubblici, alla cui soluzione collaborano appunto i cittadini e gli esperti insieme, rientra proprio l'intervento di oggi, dedicato al fenomeno dell'antibiotico resistenza. Il titolo è Informazione, responsabilità e bene comune, il caso della resistenza antibiotica. Tema molto attuale, definito proprio un disastro che sta emergendo lentamente. Do la parola al dottor Gronda, che ringrazio, e nuovamente grazie anche al dottor Michele Bocci, che ci ha appena anticipato. Buongiorno a tutti, grazie Veronica, volevo ringraziare anche il professor Fabri per l'invito. Dovreste vedere il mio PowerPoint qui. Veronica ha in un certo senso evidenziato praticamente quasi tutti i punti della mia presentazione, quindi mi rende la vita più facile nella collocazione di questo intervento, che in effetti è un tentativo di approfondire alcune delle linee di ricerca che da anni nel Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa e nel gruppo di lavoro presieduto dal professor Fabris e dal professor Barrotta, che riguarda appunto in un certo senso l'idea di filosofia applicata, cioè vedere come si possa applicare la filosofia in una forma costruttiva nell'interazione con saperi differenti. E in questo senso questo tipo di lavoro che volevo abbozzare oggi è solo un abbozzo, quindi qualsiasi tipo di suggerimento più che critica è più che benvenuto, ha uno spin-off in un tentativo di collaborazione, ha preso il via con il CIS, il Centro Interdisciplinare di Scienze della Pace, con cui stiamo mettendo in piedi un progetto proprio sull'antibiotico resistenza nella regione toscana. Detto questo, queste poche parole, vediamo qual è l'obiettivo del mio intervento. Io ho preso sul serio l'invito di Veronica e ho cercato di lavorare sulla relazione fra informazione e formazione.
che nel titolo del convegno è evidenziato dalla messa in parentesi. Cioè l'idea di fondo di questo intervento è di cercare di capire come i processi di informazione, vedremo poi come, contribuiscono a formare. A formare cosa? A formare degli oggetti sociali complessi. Quindi il tentativo di questa presentazione sarà di vedere come noi riusciamo attraverso processi informativi che coinvolgono la società nel suo complesso, con una grande partecipazione dei cittadini e degli esperti scientifici, a formare, cioè proprio a dar vita, a costruire degli oggetti sociali complessi, che nel caso in considerazione è quello dell'antibiotico resistenza, e così facendo, ed è la parte in un certo senso più filosofica del discorso, suggerire una diversa categoria di oggetto sociale, cioè una diversa categoria di oggetto sociale rispetto a quella presente nel dibattito filosofico attuale. Quindi rispetto alla presentazione precedente, questa sarà un po' più caratterizzata da un duplice registro, cioè un tentativo di affrontare problemi non filosofici, però con un obiettivo finale di dare una concettualizzazione che non sia eccessivamente prescrittiva, ma consenta di fornire un quadro concettuale, auspicabilmente, e questo almeno è l'obiettivo, per una cooperazione fruttuosa con discipline che non sono filosofiche, discipline diverse. Prima di tutto, questo è il quadro. Prima di cominciare, alcune parole sul fenomeno dell'antibiotico resistenza, che è un fenomeno piuttosto noto, forse non conosciuto, ma sicuramente noto, ed è l'antibiotico resistenza è questo, sostanzialmente, è la capacità naturale acquisita di alcuni batteri di resistere all'attività degli antibiotici. Di per sé, preso in se stesso, l'antibiotico resistenza è un fenomeno assolutamente naturale. Cosa vuol dire naturale? Può voler dire tante cose, cioè studiato dalle scienze naturali, eccetera, eccetera. Ma per come lo intendo qui, nel senso, diciamo, di senso comune, è un fenomeno naturale nel senso che, anche senza la presenza dell'uomo, questo si è visto ad esempio entrando in ecosistemi chiusi, come possono essere il permafrost, oppure delle caverne, quando si è potuto esplorarle, si è visto che esistono fenomeni di antibiotico resistenza. Cioè esistono dei microrganismi, batteri o funghi, che producono naturalmente degli antibiotici, d'altronde la penicillina deriva, scoperta da Fleming, da un fungo, producono degli antibiotici e con cui si avvantaggiano nella lotta per la sopravvivenza, soprattutto a livello del suolo, della loro presenza nel suolo. A questo fenomeno assolutamente naturale della produzione di antibiotici, che noi per molto tempo abbiamo utilizzato, si associa un fenomeno altrettanto naturale di resistenza agli antibiotici, cioè per meccanismi che sono studiati, abbastanza conosciuti, alcuni microrganismi si avvantaggiano nella misura in cui riescono ad avere dei geni che codificano della resistenza. Questo è il quadro. Ora, a noi di questo interesserebbe tutto sommato il giusto, se non fosse che ovviamente sul fenomeno, su questa potenzialità naturale, si è costruita l'intera medicina moderna. Cioè dal 1930, poi principalmente dal 1942 in poi, la medicina moderna è stata una medicina antibiotica, perché gli antibiotici hanno consentito tutta una serie di operazioni, ad esempio, hanno consentito di abbattere completamente delle infezioni, quindi di rendere curabili malattie e permettere, ad esempio, delle operazioni che ormai sono standard, ma che sono altamente pericolose, e la capacità di sfruttare e di produrre antibiotici ha consentito, è uno dei fattori che hanno consentito in questi 70 anni un aumento dell'età della media della vita, eccetera, eccetera. Cosa succede? Succede che per tutta una serie di ragioni che sono indagate e che riguardano in un certo senso fenomeni naturali certamente, ma l'utilizzo incontrollato degli antibiotici in vari scenari, dall'agricoltura all'allevamento, per finire all'uso farmaceutico umano, questa sovraesposizione di microrganismi ad antibiotici ha generato il fenomeno dell'antibiotico resistente come lo intendiamo noi. E come lo intendiamo noi, così, dalla sintesi del farmaco,
l'antibiotico resistenza, un rischio globale che richiede strategie condivise. Se leggete, io ho messo questo testo, avrei potuto metterne qualcun altro, questo probabilmente un worst case scenario, però i numeri sono terrificanti. Infatti l'altro giorno mi è presa un'ansia pazzesca a leggerli, cioè si parla di 10 milioni di morti all'anno come worst case scenario nel 2050, se consideriamo che in questo periodo, peraltro di buone notizie, questa si aggiunge, se consideriamo che adesso il Covid dopo un anno ha tutto 3 milioni di vittime, qui abbiamo un'idea della gravità di questa vicenda. Questo è il fenomeno dell'antibiotico resistenza che interessa a noi. Ora, il fenomeno dell'antibiotico resistenza in quanto tale è stato studiato da più punti di vista, principalmente da un punto di vista etico. È molto interessante, secondo me, questo articolo di Vince Littman, in cui è pubblicato sul Public Health Ethics, Journal of Public Health Ethics, in cui si chiedono: si può considerare la resistenza antibiotico resistenza come una slowly emerging disaster? E la loro risposta è ovviamente sì. E quello che è interessante è che loro introducono questo concetto di slowly emerging disaster, disastro a lenta emergenza, proprio perché partono dalla considerazione del fatto che gli effetti complessivi di questo fenomeno non si sono ancora completamente visti. E quindi è un fenomeno a lenta emergenza, cioè un fenomeno di cui non ci rendiamo completamente conto delle conseguenze. Nel loro articolo, che è un articolo molto interessante, discutono alcuni tratti che consentono di attribuire all'antibiotico resistenza proprio questo carattere di disastro emergente. La cornice è principalmente etica e politica. Quello che io vorrei fare in questo articolo è una cosa leggermente diversa, cioè soffermarmi su questo concetto, che è un concetto filosoficamente molto pregno, di emergenza, e cercare di capire come si possa costruire un quadro concettuale che renda conto non tanto dell'aspetto etico quanto dell'aspetto che, con un termine filosoficamente un po' più chiaro, possiamo chiamare ontologico del fenomeno. La tesi è molto semplice, credo, non la difenderò qui perché sarebbe lungo, cercherò invece soltanto di articolarne alcuni aspetti. La tesi che credo trovi tutti condivisi, credo trovi tutti d'accordo, è che l'antibiotico resistente stia passando da un fenomeno naturale, quella cosa che accade come tante altre nel mondo delle relazioni fra organismi in una corsa selettiva per acquisire dei vantaggi, stia passando da un fenomeno naturale a un oggetto sociale. E questo si vede, si può dire in tanti modi, si vede secondo me bene in un modo semplice, cioè se si prendono gli studi attuali sul fenomeno dell'antibiotico resistenza, quindi diciamo, un lavoro riflessivo sul fenomeno, per comprendere la portata del fenomeno abbiamo bisogno di competenze estremamente diverse che riguardano sia le scienze, diciamo, dure e naturali, quindi genetica, biologia, chimica, eccetera, ma abbiamo una fortissima presenza di discipline sociali o umane, perché il fenomeno dell'antibiotico resistenza dipende molto da contesti culturali e da contesti sociali, cioè ad esempio le modalità di somministrazione e vendita dei farmaci. Questi sono tutti elementi che contano tantissimo nella definizione del fenomeno, ma ovviamente non appartengono allo studio del oggetto di ricerca delle nostre cosiddette scienze dure. Un altro fenomeno, ad esempio, l'India, che in un certo senso è l'incubatore perfetto del fenomeno dell'antibiotico resistenza, presenta caratteri diversi. Un carattere favorevole a combattere l'antibiotico resistenza dipende dalle credenze religiose indiane, nel senso che, essendo per la maggior parte induisti e musulmani, o sono vegetariani o mangiano poco maiale, non mangiano carne di maiale, e quindi in questo modo si limita l'incidenza dell'antibiotico resistente sugli allevamenti. Tutto questo fa capire come nel momento in cui noi affrontiamo l'antibiotico resistenza per quello che ci interessa a noi, cioè quel fenomeno che genererebbe 10 milioni di morti all'anno
se non fosse combattuto, ecco, per fare questo abbiamo bisogno di trattarlo come un oggetto molto complesso, quindi come un fenomeno naturale che si arricchisce di elementi diversi. Questo è il quadro, la tesi che non difendo ma ho provato a giustificare in questo modo. Le domande che io vorrei pormi qui sono due, e sono queste. Da un lato, attraverso quali processi si costruisce l'oggetto sociale? E questo è il tema della giornata di studi, cioè l'informazione nella relazione fra formazione e informazione. La seconda domanda è che tipo di oggetto sociale abbiamo davanti? Comincio dalla seconda domanda e arrivo alla prima rispondendo a questa. Che tipo di oggetto sociale abbiamo? Allora, la proposta che io faccio è di considerare, in via del tutto preliminare, e qui in effetti entrano in gioco quegli aspetti pragmatisti che ha citato Veronica, l'oggetto sociale che ci interessa è quello di problema pubblico. Cioè, esiste, quello che voglio dire, la biotica resistenza è un problema pubblico, e il problema pubblico va considerato come un oggetto sociale. E proprio per questo motivo, e questa è una cosa più per filosofi, ho inserito questa distinzione fra genere e categoria, che è una distinzione standard nel dibattito, e si riferisce al fatto, cioè, che il problema pubblico è sia un genere, cioè una serie di oggetti presenti nel mondo, sia una categoria, cioè una rappresentazione mentale che noi facciamo, mentale, culturale, poi possono avere altri dubbi, che facciamo di quell'oggetto. Perché è interessante, diciamo, e perché è pragmatista? Pragmatista perché sono stati pragmatisti, soprattutto Dewey, a insistere molto sul fatto che i problemi siano caratteristiche oggettive del mondo e non stati soggettivi. E perché invece è interessante? Beh, è interessante perché se noi sicuramente accettiamo che la categoria di problema pubblico, beh, accettiamo la categoria di problema pubblico, accettiamo naturalmente un oggetto sociale. Perché? Perché, questo credo sia abbastanza condiviso, è difficile dire che esistano là fuori dei problemi indipendentemente dai soggetti che mettono in atto delle strategie per concettualizzarli e per affrontarli. Quindi, diciamo, uno potrebbe dire io non voglio un oggetto sociale di questo tipo, ed è legittimo, però nel dibattito filosofico, e non solo, si accettano oggetti sociali molto complessi, cioè le corporazioni, i gruppi, i supporter di una squadra di calcio, oggetti molto complessi come il denaro. La mia proposta è di aggiungerne un ulteriore sotto forma di problema pubblico. Ancora per i filosofi, questo è ho messo qui, è interessante perché indica con forza che c'è una tendenza realista dietro questa interpretazione, che è quella che abbiamo già detto, cioè esistono problemi oggettivi nel mondo, cioè così come c'è il modo in cui noi concepiamo il problema, là fuori c'è un problema che è quello dell'antibiotico resistente. E a questo elemento realista, facciamo un po' di spazio, lo possiamo definire così, cioè noi abbiamo una tendenza, abbiamo una rappresentazione del problema che può corrispondere o meno al problema come genere. Cioè, questa è la definizione filosofica di realismo, cioè possiamo sbagliare. A fianco a questo, facciamo un po' di spazio, aggiungiamo un po' di costruttivismo, ed è questo che ci permette poi di passare al problema della formazione e dell'informazione. Perché è interessante questa cosa? È interessante perché quando noi tendenzialmente pensiamo che realismo, c'è una tendenza nel dibattito a considerare realismo e costruttivismo come mutualmente esclusivi. È una tendenza, non è necessaria. Qui vorrei proporre una via diversa. Cioè dire, si può essere realisti, cioè mantenere l'idea di fondo che noi possiamo sbagliarci nelle nostre rappresentazioni sugli oggetti di cui parliamo, e allo stesso tempo essere costruttivisti, cioè accettare che quell'oggetto di cui possiamo sbagliarci è stato costruito da noi. Detto incidentalmente, questo è uno dei problemi classici con il social kind, cioè la possibilità di la cosiddetta incorreggibilità dei social o human kind, che si ripropone qui, e in questa misura è un indice effettivamente che abbiamo a che fare con l'oggetto sociale. Ora, e vengo all'ultima parte della presentazione perché non ho più tanto tempo,
Costruttivismo si può dire in tanti modi. C'è un dibattito enorme sul costruttivismo, ci sono costruttivismi più o meno forti, c'è un dibattito molto forte in filosofia analitica, in metafisica analitica sul costruttivismo, sono temi effettivamente molto interessanti da trattare. Io qui però vorrei utilizzare un approccio diverso, cioè vorrei utilizzare quell'approccio costruttivista in ambito sociologico che deriva da quella tradizione di studi che si chiama studi sui problemi sociali. È una tradizione che ha origine pragmatista, anche questa, che poi è stata raffinata nel lavoro di diversi autori, soprattutto Spector e Fitzhughes, ci dà degli strumenti molto utili per capire che cosa intendiamo come antibiotico resistenza, come fenomeno sociale complesso. Quindi abbiamo detto che l'antibiotico resistenza è un problema, abbiamo introdotto questa categoria, facciamo un passo d'oltre e intendiamo il problema in questo modo, come problema pubblico. Allora, noi sappiamo che l'antibiotico resistenza è un problema pubblico, cioè un problema che riguarda il pubblico in quanto tale. Ma in che senso è un problema pubblico da un punto di vista filosofico? Problema pubblico si può intendere in senso debole e in senso forte. Allora, in senso debole è questa cosa qui, l'ho preso da questo libro appunto Social Problem di Macione. Un problema sociale è una condizione che va a minare il benessere di alcuni dei membri della società ed è solitamente un oggetto di controversia pubblica. Qual è l'aspetto interessante? Perché questo problema pubblico viene definito pubblico in senso debole? Lo definisco pubblico in senso debole, nella letteratura si dice che è un approccio oggettivista, perché in questo caso si ritiene che il problema pubblico ci sia indipendentemente dal fatto che il pubblico lo percepisca o meno. Quindi, riutilizzando un vecchio trucco del discorso filosofico, diremmo che in questo caso il problema del pubblico, formulato così, sarebbe un genitivo oggettivo, cioè sarebbe un problema che riguarda il pubblico, un problema di quel pubblico lì, indipendentemente dal fatto che il pubblico lo percepisca o meno. Quindi in un certo senso, e ritorniamo allo slowly emerging disaster, per dirsi voglia, questo problema è un problema del pubblico, nel senso che riguarda tutti i cittadini, anche se i cittadini non se ne rendono conto, non si rendono conto delle conseguenze e quindi non lo penalizzano. Qual è il passo ulteriore? In realtà è quello di dire che il problema pubblico deve essere inteso, nel caso dell'antibiotico resistenza, in senso forte. Cioè è un problema del pubblico, nel senso che riguarda il pubblico, ma anche un problema di cui il pubblico si fa carico. Allora, se questo è il caso, qui vi ho messo un paio di citazioni di Dewey, questo è il testo iniziale da cui trae questa origine, questa tradizione, The Public and Its Problem, Dewey dice proprio questo, gli atti umani hanno conseguenze sugli altri, alcune di queste conseguenze sono percepite, ed è la loro percezione che conduce a uno sforzo successivo per controllare l'azione, in modo tale da assicurare alcune conseguenze a evitarne delle altre. E aggiunge, e qui vado veramente alla conclusione, il problema dunque è quello di percepire e di discriminare, qui c'è saltato un pezzo, in un modo rigoroso le conseguenze dell'azione umana e di istituire delle misure e dei mezzi per preoccuparsi delle loro conseguenze. Riavvolgiamo il tutto. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo una situazione come l'antibiotico resistente che sta lentamente emergendo. Ora, il punto è che questa emersione non può essere completa, non può essere quindi risolutiva fino a quando non avverranno dei processi di formazione del pubblico, tale per cui queste conseguenze verranno rese pubbliche nel senso di essere pubblicamente percepite. Solo in questo momento allora avremo un passaggio completo all'oggetto sociale e nella misura in cui il passaggio è completo all'oggetto sociale, questa è la tesi poi che si collega al problema degli esperti, è possibile provvedere a una costituzione di
e messa in opera di azioni che risolvano il problema. Chiudo su questo punto perché è un punto interessante, secondo me, ed è il punto su cui volevo richiamare l'attenzione, è che nel momento in cui noi decidiamo come definire il problema pubblico, cioè se in senso forte o in senso debole, implicitamente fissiamo anche i partecipanti al dibattito pubblico che deve risolvere il problema. Cosa vuol dire? Cioè, se noi riteniamo che l'antibiotico resistente sia un problema pubblico in senso debole, allora non abbiamo bisogno della presenza dei cittadini, perché se lo trattiamo come un problema pubblico in senso debole, ci bastano degli esperti che gestiscano il problema. Se noi riteniamo, questa è una scelta politica culturale delle istituzioni, che il problema debba essere in senso pubblico, come io credo, allora è necessario ritenere che nei processi deliberativi che conducono alla risoluzione del problema rientrino anche i cittadini, proprio perché a quel punto sono i cittadini a consentire, nella misura in cui si rendono conto del problema, la costituzione di un problema come pubblico in quanto tale. Questo un po' lungamente, credo, però era quello che volevo dirvi, per cui vi ringrazio e taccio. Grazie mille al dottor Roberto Gronda per questo interessante intervento e per gli spunti di riflessione che ha aperto. Io darei a questo punto inizio al dibattito e alle domande che sono venute dal pubblico. Inizierei con una prima domanda diretta al dottor Bocci e poi ad un'altra diretta al dottor Gronda. La prima domanda diretta al dottor Bocci è da parte Silvia Dadà. Volevo chiederle un parere riguardo alla gestione, da un punto di vista dell'informazione, della questione del vaccino AstraZeneca. Il dovere di informazione e di trasparenza hanno insieme portato a enfatizzare un generale allarmismo, più o meno giustificato, riguardo a questo vaccino. Volevo chiederle se a suo parere l'informazione non debba rispondere ad altri principi etici, oltre a quello della verità, così difficile da raggiungere, soprattutto in questo momento, ad esempio un principio responsabilità. Ecco, quindi c'è questa domanda sul concetto di responsabilità nell'informazione. Eccomi, sì, domanda sicuramente giusta, che però richiede una spiegazione. Allora, è vero, i giornali hanno parlato dei problemi del vaccino AstraZeneca, però, allora, un attimo la storia. Il vaccino AstraZeneca viene approvato in Europa da EMA. Dopo l'approvazione di EMA, AIFA, l'Agenzia del Farmaco Italiana, decide che AstraZeneca debba essere usato solo nelle persone che hanno meno di 55 anni. Meno di 55 anni. Dopo un pochetto cambia idea AIFA, anche perché ovviamente arrivano nuovi studi, e alza a 65 anni il limite, però sempre sotto, attenzione, sotto i 65 anni. Quindi i giornali scrivono questa cosa qua. Poi cosa succede? Ci sono alcuni casi di decessi, definiamoli sospetti, ma insomma diciamo correlati dal punto di vista temporale, una correlazione tra la vaccinazione e il decesso, sono due o tre casi in Sicilia tra l'altro, e la procura, non mi ricordo, mi sembra di Agrigento, decide di bloccare un lotto del vaccino per studiarlo, ok? E i giornali rispondono, raccontano questo. Bene, si parla di paura per il vaccino. È vero, forse i giornali spingono un po' sull'acceleratore. Ci voleva forse un po' più di responsabilità? Non lo escludo, però faccio notare che dopo pochi giorni, tre o quattro, da quegli episodi siciliani, i paesi europei, per prima la Germania, che non credo legga i giornali, cioè non credo decida in base a quello che dicono i giornali, soprattutto in Italia, ma in generale, no? La Germania cosa decide? Di bloccare AstraZeneca. Quindi cosa fa anche l'Italia, poi lo fanno anche
la Spagna e la Francia, i più grandi paesi europei, bloccano tutti AstraZeneca per 3 o 4 giorni. Come dire, sì, i giornali, va bene, però lì i giornali, per l'appunto proprio nel caso AstraZeneca, i giornali hanno seguito le decisioni degli stati, che spesso peraltro sono state in contrasto, ma sarebbe lungo poi spiegare nei vari dettagli, sono state in contrasto con quelle delle agenzie regolatorie degli stessi stati, cioè il blocco del vaccino e quindi lo spavento, la paura delle persone nei confronti di questo vaccino, paura ampiamente immotivata, nasce anche da decisioni prese dagli stati, esattamente come l'America ha deciso per 6 casi su 11 milioni di vaccini di Johnson & Johnson fatti di bloccare Johnson & Johnson ed è tuttora bloccato in America. A questo punto penso che sia domani la decisione di FDA. Quindi sui vaccini è vero che i giornali devono avere un ruolo di maggiore attenzione, però non ci dimentichiamo che i giornali hanno reso conto di una politica che è stata piuttosto ondivaga, cioè sono stati per prima gli stati a bloccare i vaccini. E chiudo la risposta tornando ad AstraZeneca. Vi ricordate, avevamo detto under 55, under 65. Alla fine, dopo l'ultima decisione di EMA che ha messo dei paletti ma non ha dato particolari indicazioni sulle fasce di età, l'Italia, così come altri paesi, ha deciso per l'appunto di dare AstraZeneca solo agli over 60, cioè ha praticamente ribaltato la sua stessa decisione. E questo non è avvenuto per i giornali, è avvenuto perché c'è stata, ripeto, una gestione ondivaga, giustificabile per la novità dei vaccini e tutto il resto, da parte delle agenzie regolatorie e in particolare degli stati. Grazie mille per la risposta. Leggo ancora altre domande, una per entrambi, da parte di Marco Menon. A volte sembra che il pubblico profano pretenda troppo dalla scienza e quindi venga facilmente deluso per quello che la scienza in realtà non può e non deve offrire. Come comunicare questo specifico carattere aperto e fallibile della scienza senza generare al contempo scetticismo e sfiducia? Do la parola al dottor Bocci e poi al dottor Gronda. Eccomi, scusatemi. Allora, dunque, sì. Allora, comunicare è molto difficile comunicare questo l'aspetto tipico della scienza. Come dicevo, il giornale cerca di dare certezza e di sistemare i fatti del mondo elaborandoli e riferendoli per quello che sono e riportandone, diciamo, la verità, l'essenza, l'esistenza. È vero che la ricerca scientifica è una cosa che non porta sempre certezze. Sono convinto che per i giornali sia un lavoro difficilissimo questo qua, soprattutto per i giornali generalisti, come quello dove lavoro io, proprio perché dalla stessa scienza talvolta c'è una spinta, non tutti, ci sono molti ricercatori però che spingono molto perché le loro ricerche ricevano evidenza e sottolineatura sulla stampa, cioè spesso si crea un circolo vizioso tra chi vuole la pubblicazione delle sue ricerche e chi vuole pubblicare qualcosa di interessante. Spero che questa pandemia per l'appunto faccia capire al pubblico di come la mancanza, come ci sia una grande mancanza di certezze che neanche la scienza può risolverci in questa fase. No, abbiamo visto come la scienza è stata impotente, poi piano piano ci arriva alle cose, ma non ha avuto la possibilità di rispondere in tempi rapidi e adeguati a tutte le risposte che sono state fatte su questo coronavirus. E quindi mi fermo per lasciare... Grazie mille. Sì. Lascio la parola a Roberto Gronda. Sì, riguardo alla domanda di Marco,
Sono ovviamente d'accordo, nel senso che è un problema. Si è insistito molto negli ultimi anni, negli ultimi 30 anni, con il progetto del Public Understanding of Science, sul fatto che si dovrebbe comunicare ai cittadini il carattere aperto e fallibile della scienza. Come si deve dire. Ed è ovviamente fondamentale, nel senso che il fatto che il Public Understanding of Science non sia più considerato il paradigma dominante non vuol dire che questo sia sbagliato. Però secondo me c'è una cosa da dire che si riallaccia anche a quello che diceva prima il professor Boggi, e mi incuriosiva molto. Cioè, secondo me c'è una mancanza proprio istituzionale, nel senso forte, per quello che riguarda non tanto lo scienziato, ma quanto l'esperto scientifico. Cioè, noi quando si scrive un articolo scientifico, un libro scientifico, noi sappiamo che dobbiamo passare attraverso una serie di meccanismi che sono istituzionali, penso alla peer review principalmente, che assicurano la qualità del nostro lavoro. Per cui anche se una persona è un docente universitario, magari molto molto ben reputato nel suo ambito, da un punto di vista istituzionale questo processo mette a controllo le sue idee e nella fine di questo percorso abbiamo una certificazione della validità di quel prodotto. Ma nessuno di noi parte dal presupposto che perché l'ha scritto allora il testo debba essere pubblicato. Cioè questo è stato un cambio istituzionale nei meccanismi di produzione della conoscenza. Nel caso degli esperti questo manca, nel senso che almeno io non ne sono a conoscenza, ma per quello che si è visto ultimamente è evidente, cioè noi abbiamo persone a cui viene aperto il microfono, dicono qualcosa che va benissimo alla testimonianza di una persona, però da lì a dire che è la testimonianza di un esperto scientifico manca quel meccanismo istituzionale che certifica certi meccanismi di produzione della conoscenza. Allora, se riprendiamo la distinzione classica fra opinione e conoscenza, bisogna anche capire poi in quei contesti che cosa viene veicolato da quello che viene intervistato come esperto scientifico. Prima poi ci diceva la qualifica di epidemiologo ormai la si dà a tutti. E questo è un po' il problema. Quindi in realtà, al di là di comunicare questo specifico carattere aperto e fallibile della scienza, come scrive Marco, credo che si debba anche pensare che lo scetticismo e la sfiducia debbano essere controbilanciate da meccanismi istituzionali, che non sia sempre l'idea il pubblico non capisce, cioè i cittadini non capiscono. C'è la necessità di strutture istituzionali che aiutino il pubblico, che è poi quello che è stato fatto nei criteri con la social epistemology per valutare la produzione di conoscenza. Però fin quando basta aprire il microfono e qualcuno dice qualcosa e poi viene registrato, quello non è cioè, è l'opinione di una persona che ha studiato. Però proprio perché l'esperto scientifico è una funzione, io starei un po' attento nell'attribuzione di queste qualifiche. E questo riguarda anche ovviamente il ruolo del giornalismo. Io la proverei a complicare in questo modo. Roberto, grazie. Ti faccio un'altra domanda sempre da parte di Marco Menon. In che relazione sta il processo di emergenza del problema pubblico in senso forte con la sfera pubblica? La presuppone come già formata e solida, ovvero può avere effetti collaterali sulla sua coesione in senso positivo o negativo? Allora, non lo so, nel senso che proprio insieme con il professor Barrotta, è un tema su cui dovremo lavorare nei prossimi mesi, quindi spero di poter dare una risposta più fondata a Marco in giro di breve tempo. L'unica cosa che voglio dire è che l'idea di fondo è che questi pubblici possano essere, non è che aiuti tanto, però un punto che volevo sottolineare, possono essere anche molto locali. Cioè a me l'idea di fondo di quella tradizione a cui ho fatto riferimento è che i pubblici possono anche costituirsi su aspetti molto molto particolari, per cui diciamo non sono in
contrasto con l'idea di sfera pubblica in senso generale, però appunto su questo preferisco prendermi del tempo. Grazie mille. Adesso una domanda per il dottor Michele Bocci, che sta facendo un lavoro davvero enorme per quanto riguarda tutte le informazioni relative al Novax, come dice Stefano Miliani, la domanda è: la comunicazione razionale scientificamente fondata spesso non funziona. A parte i profeti Novax, come far comprendere sui giornali agli incerti che il vaccino non è il diavolo? Allora, intanto tanti saluti a Stefano. È difficilissimo. I Novax sono molto rumorosi e lo sono stati tanto nel, ripeto, quando c'è stata la vicenda dell'obbligo in Italia per i vaccini pediatrici. Oggigiorno sono un po' schiacciati dalla grande paura per l'epidemia. Diciamo ancora non ne riusciamo a capire la vera capacità di fare proseliti, perché siamo ancora a un livello basso di vaccinazione. Ce ne renderemo conto quando avremo tanti vaccini e avremo vaccinato tante persone, quante ne resteranno da vaccinare che non vorranno vaccinarsi, lo capiremo in fondo, diciamo. Detto questo, lì bisogna puntare sicuramente sui dati, cioè spiegare il famoso rapporto rischi-benefici tra i vaccini e tra i vaccini e la malattia, nel senso che tante categorie di persone, praticamente per tutte le categorie di persone, è molto più rischiosa la malattia del vaccino. Bisogna far capire questi dati. In fin dei conti abbiamo una iperattenzione, no? Ne parlavo prima, da parte delle agenzie regolatorie, tanto che sono riusciti a bloccare un vaccino, quello di Johnson & Johnson in America, per nemmeno 10 casi su 11 milioni di abitanti di queste reazioni avverse gravi. Quindi lì bisogna, per convincere, bisogna puntare sui dati, far capire quali sono davvero i numeri, quali sono i vantaggi della vaccinazione, e una cosa come il Covid, diciamo, può aiutare, perché poi se siamo vaccinati possiamo tornare alla vita di prima. Io ritengo che comunque resterà sempre uno zoccolo duro di persone che non crede ai vaccini e non se li farà mai, e piuttosto, non lo so, va in prigione, non esageriamo. E uno zoccolo duro ce lo teniamo. La partita è ridurlo al minimo. Ecco, tutto lì. Grazie mille. Proporrei ancora due domande per il dottor Bocci, che poi so che ha un impegno successivamente, quindi non potrà rimanere. E altre domande per il dottor Gronda le farà in plenaria, invece, al termine del seminario. Un'altra domanda che è stata posta, che si lega fortemente a quella di adesso, è da Federico Ugna, che dice: come possono collaborare imprese e giornalisti per accrescere la conoscenza sui grandi temi e le sfide scientifiche? Collaborare, diciamo, trovando fonti di alto livello che fanno capire come funzionano appunto le sfide scientifiche. Cioè, l'impresa forse può aiutare fornendo, diciamo così, fonti, persone che siano in grado di spiegare i temi scientifici. Non è facile, così mi riallaccio a tutto il discorso che facevamo e forse un po' anche alla domanda dopo, perché c'è tutta una serie di esperti che magari, a cui magari qualcuno non crede più tanto, comunque non vengono ritenuti affidabili. Quindi lì bisogna trovare una chiave per creare gruppi di persone che siano davvero credibili e che facciano conoscere la scienza. Ora, il punto è che poi il giornalismo, quello quotidiano, come il mio, si rinnova ogni giorno, quindi è molto difficile, è un processo molto lento quello di portare poi le persone verso la conoscenza, e siccome la scienza è molto difficile, è richiesto veramente costanza e pazienza, che talvolta nei quotidiani, diciamo, è difficile da avere, perché si inseguono le notizie del giorno. Detto questo, tutti i grandi quotidiani hanno delle pagine scientifiche fatte più o meno bene, ed è lì che bisogna puntare su queste collaborazioni per riuscire ad aumentare anche la cultura scientifica del paese.
Grazie mille. Un'ultima domanda, dottor Boce, che poi in realtà è una domanda che riproporrò successivamente, dopo la seconda parte più rivolta agli aspetti scientifici, di Rosa Franca Cigliano. Il concetto di scienza come metodo basato su sperimentazione e verifica non è molto familiare al grande pubblico dei media, quindi è in parte quello che abbiamo già ora detto, si oscilla tra una visione fideistica e uno scetticismo becero, novax. Come i media possono in questa situazione quindi veicolare una visione realistica della scienza? Quindi in parte si è già Più o meno detto. siamo lì, sì, le risposte sono quelle. Io continuo a sottolineare che è vero che non è, non so, le fonti scientifiche, gli studi non sono fonti facili da interpretare, nel senso che ci sono effettivamente nel campo scientifico delle prese di posizioni molto distanti, quasi opposte sugli stessi temi. Quindi, io parlo di difficoltà della mia categoria, nel senso è difficile riuscire a come dire, mettere insieme, a chiarire qual è la cosa più giusta, anche per giornalisti scientifici, anche più bravi di me, perché io, come ho detto, sono più un cronista e mi occupo sì di giornalismo scientifico, ma ci sono colleghi che fanno solo quello e comunque esiste una difficoltà. Ed è vero che purtroppo ci sono. Poi molti utilizzi fatti dal punto di vista politico, diciamo, e amministrativo, solo degli studi scientifici che dicono le cose che interessano alla determinata parte politica. Questo è uno dei grandi problemi ed è una delle grandi sfide anche giornalistiche. Grazie mille, ci sono poi altre due A voi. domande per il dottor Gronda da parte di Giacomo Turbanti e Luca Bellotti che direi e proporrei nella seduta plenaria subito dopo i successivi due interventi. Io intanto ringrazio sentitamente il dottor Michele Bocci per la sua presenza oggi qui, per Grazie a voi. l'interessante intervento e per la discussione. Ecco, non so per quanto ancora potrà rimanere ad ascoltare, intanto la ringrazio. E direi di proseguire con la seconda parte del nostro seminario. Prima però vorrei dare un'indicazione di servizio per la quale ho già risposto in chat, ma lo dico anche a voce per quanto riguarda i giornalisti. Il tempo, la registrazione avviene direttamente dalla piattaforma e vengono conteggiati i minuti di connessione. Quindi l'ho scritto anche in chat e ve lo scriverà anche Sara dell'Ordine dei giornalisti. Questa comunicazione di servizio che volevo dare. Direi di non fare pausa perché siamo veramente molti a partecipare al seminario con quindi rischio di dispersione, quindi darei seguito al seminario, cercherei quindi di rimanere nella tabella di marcia e adesso inauguriamo la seconda parte, che riprende i temi in parte già affrontati, in parte temi nuovi, da un punto di vista scientifico. Quindi abbiamo il nostro un seminario interdisciplinare, ecco, questa seconda parte si occuperà di scienza. Il primo intervento è del professor Pietro Di Martino, professore ordinario di didattica della matematica presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Pisa, presidente del corso di laurea in scienze della formazione primaria e delegato del rettore alla formazione insegnanti, nonché presidente della CIM, della Commissione Italiana per l'insegnamento della matematica. Tra i suoi ultimi libri, insieme a Rosetta Zan, Problemi al centro, Matematica senza paura. Ha sviluppato soprattutto ricerche focalizzate sullo studio delle difficoltà in matematica a tutti i livelli scolari, in particolare lo studio di come si costruiscono ed evolvono convinzioni e atteggiamenti negativi nei confronti della matematica, ma magari anche positivi. Il titolo dell'intervento è Obiettivi, difficoltà e valore democratico dell'educazione matematica. Partirà da una domanda difficile, perché riteniamo importante insegnare la matematica a tutti, fino alla fine della scuola dell'obbligo, applicandola anche al contesto attuale, dell'emergenza pandemica e vedremo come ci saranno anche delle intersezioni, con gli interventi, precedenti e anche con quello successivo. Ringrazio il professor Di Martino, al quale lascio, la parola. Grazie a te Veronica, grazie appunto a Veronica Neri e Adriano Fabris per l'invito. A me fa molto piacere appunto poter parlare di queste tematiche e potermi confrontare con
con esperti come chi mi ha preceduto e che poi verrà dopo di me, appunto ho sentito varie cose che io tratterò da un altro punto di vista e quindi è interessante questo scambio. Il mio titolo è legato un po' alle mie... Vedete, vero, le slide? Sì, io assumo che le vediate. Un po' al titolo del convegno che lega appunto, come è stato detto all'inizio dalla professoressa Neri, l'informazione e la formazione. E un po' alle mie, diciamo, alle mie passioni e miei studi, quindi io mi occupo di didattica della matematica e su quello cerco di ragionare. Siccome il titolo, che sembra un po' il titolo di un film di Lina Wertmüller, abbastanza lungo, mette in gioco diverse cose, obiettivi, difficoltà, il valore democratico, l'educazione matematica, ovviamente, diciamo, in questi 20 minuti darò delle suggestioni molto veloci su questo. Partirò, come è stato detto appunto nella presentazione, dal perché riflettere sugli obiettivi dell'educazione matematica. E poi cercherò di descrivere come la formazione matematica possa incidere sull'informazione e anche sulle decisioni. Quindi diversi livelli di istruzione, l'istruzione per tutti, l'istruzione per chi ad esempio fa informazione sugli aspetti scientifici e l'istruzione per chi deve prendere decisioni, sul decisore politico o sui suoi consiglieri. Perché riflettere sugli obiettivi dell'educazione matematica? Fatemi citare un libro che a me piace molto, anche solo per il titolo, che è The End of Education, un po' datato, ma datato proprio come edizione, diciamo, e che è già, insomma, già dal titolo fa un gioco di parole. Sottolinea come se non ci focalizziamo sul fine, sull'obiettivo della matematica, dell'educazione, mi interessa dell'educazione matematica, l'educazione è già finita. Tra l'altro un gioco di parole che funziona anche in italiano, se non fosse per l'articolo, che il fine e la fine hanno articoli diversi, quindi insomma è abbastanza comprensibile anche nella nostra lingua. Ed è legato a quello che un didattico della matematica molto famoso, Mogens Niess, che è quello che fondamentalmente ha cominciato i lavori sull'idea di competenza matematica, sulla definizione di competenza matematica, ha chiamato justification problem, cioè perché riteniamo necessario insegnare matematica a tutti fino alla fine della scuola dell'obbligo. Si è posto questo problema di fronte alle grosse difficoltà in matematica di buona parte della popolazione danese, perché lui era danese, e perché, diciamo, cominciarono all'inizio degli anni 2000 un po' di discussioni sulla necessità effettiva di questa cosa. Se non fosse meglio, in qualche modo, da un certo punto, insegnare matematica solo a chi è interessato, chi fra mille virgolette è dotato. E allora le possibili risposte a justification problem anche degli insegnanti vanno di solito sul sociale, sul fatto che la società ha sempre più bisogno di matematica, ovunque c'è matematica. Questo è sicuramente vero, ma non è una buona risposta per rispondere perché la dobbiamo insegnare a tutti. Non è l'unica risposta possibile e non è probabilmente quella più convincente, perché c'è un aspetto che è sottolineato da un epistemologo della matematica e anche didattico della matematica, Shlomo Wiener, e vi leggo direttamente le sue parole, sulla differenza fra la motivazione sociale e la motivazione individuale del singolo che deve apprendere la matematica. Wiener dice: non c'è dubbio che la conoscenza matematica sia cruciale per produrre e mantenere i più importanti aspetti della nostra vita presente. Questo non implica che la maggioranza delle persone debba conoscere la matematica. Anche l'agricoltura è cruciale, almeno per un aspetto della nostra vita, il mangiare. Tuttavia, nei paesi sviluppati, circa l'1% della popolazione superisce la necessità di tutta la popolazione. Poi fa una ringa sul fatto che appunto anche professionisti, parla anche dei giornalisti, dei politici, abbiano mediamente una conoscenza matematica, o dimostri una conoscenza matematica non elevatissima, e poi conclude: perciò se le parole precedenti circa la necessità di studiare matematica sono ingannevoli, perché i nostri studenti devono studiarla nonostante tutto? E allora la risposta che si dà, è più legata all'aspetto individuale, perché siamo convinti che l'educazione matematica sia fondamentale per la formazione di ogni singolo individuo, indipendentemente dalle scelte che farà. E questo è legato
a doppio filo con il titolo dell'incontro di oggi. E quindi si tratta di riflettere sul senso e sul valore dell'educazione matematica, o meglio, sui valori. Io ne riconosco almeno tre: il valore culturale, che spesso è dimenticato, la matematica come prodotto dell'uomo che in qualche modo evolve, cambia, muta nel corso della storia; un valore strumentale, che forse è quello più seguito nella scuola italiana, quindi insegnamento di tecniche che possono essere più o meno rilevanti, più o meno interessanti, ma ovviamente sono molto legate, la loro utilità è molto legata a quello che poi uno farà in seguito; e un valore invece spesso dimenticato, ma più legato al justification problem, che è il valore formativo. Si tratta ovviamente di definire cosa intendiamo per questo valore formativo, e non basterebbero tre ore, quindi la faccio molto breve, scusate, sarò probabilmente troppo sintetico. Come la commissione che, come ha detto Veronica, ora presiede, un po' di anni fa, una ventina di anni fa, con il Ministero dell'Istruzione diede vita a un progetto particolarmente interessante chiamato La matematica per il cittadino. Nell'introduzione al progetto si faceva riferimento a questo valore formativo, e si diceva che l'educazione matematica deve contribuire a una formazione culturale del cittadino in modo da consentire di partecipare alla vita sociale con consapevolezza e capacità critica. E si tratta di capire cosa vuol dire questo, cioè è sempre un andare ancora più a fondo su delle definizioni per poi essere operative. Allora, anche qui appunto ci sarebbe molto da poter parlare, io vi propongo una definizione presa da una delle rilevazioni internazionali più famose, PISA 2021. Quindi il modello di PISA 2021, il mathematical il framework teorico di PISA 2021, in qualche modo descrive cos'è, secondo PISA 2021, la mathematical literacy. Che è interessante anche l'idea del termine inglese literacy invece di competenza, perché fa riferimento proprio all'alfabetismo. E cosa c'è dentro? Ci sono le conoscenze, quindi alcune conoscenze, c'è l'idea di capire e interpretare dati e rappresentazioni, c'è l'idea di chiedersi il perché delle cose, la curiosità di voler sapere il perché delle cose, c'è la competenza argomentativa, sapere argomentare, se ne è parlato prima, no? Di come fare a convincere le persone all'importanza della vaccinazione, faccio un esempio. C'è ovviamente la risoluzione dei problemi, e la risoluzione dei problemi ha tanti aspetti legati fra loro. Uno di quelli che prenderò particolarmente in considerazione è il prendere decisioni. Quando si risolvono problemi, si devono prendere decisioni. Quando si risolvono veri problemi, non l'etichetta problemi dei problemi matematici a scuola, che spesso e volentieri sono più esercizi, quindi attività che vogliono stimolare il pensiero riproduttivo e non produttivo. Laddove viene stimolato il pensiero produttivo, siamo costretti a prendere decisioni. Allora, cerco di fare una panoramica piuttosto veloce su tutti questi aspetti e legarli alla comunicazione, al giornalismo, all'informazione, alla comprensione e al prendere decisioni. Parto dalle conoscenze. Sulle conoscenze, quello che, insomma, in qualche modo diceva Wiener, viene fuori abbastanza facilmente con ricerche in internet o leggendo, diciamo, quotidiani, sentendo politici, e vengono fuori diversi aspetti piuttosto, diciamo, diversi errori che per i quali forse non c'è niente di male, forse sì, ma è importante che il cittadino abbia la capacità di capire che quelli sono errori, abbia le conoscenze per individuare quegli errori. Qui avevo messo dei filmati che ora salto perché appunto in 20 minuti non ci sono. C'è una famosissima intervento parlamentare dell'allora ministro degli interni Maroni sulle percentuali. C'è il famosissimo virale i 4 metri quadrati 4x4, c'è
problemi con le percentuali, ragazzi con difficoltà in matematica raddoppiano più 50%, oppure con il reciproco, no? In calo il rapporto test positivi, che non è una buona notizia. In realtà quello che interessa è che sia in calo il rapporto positivi test, perché se cala il rapporto test positivi, il rapporto positivi test aumenta, quindi è una cattiva notizia. E poi c'è il famosissimo intervento, diciamo, di spiegazione di Gallera sull'RT, e quello, anche se volete, è pericoloso da un certo punto di vista, se non contenuto da conoscenze personali di chi ascolta quella spiegazione. Va bene, ma vengo, è un caso, credo, a un esempio particolare sulla quale c'è stata, mi sembra, la prima domanda per gli interventi precedenti, quello del vaccino AstraZeneca. Perché sul vaccino AstraZeneca ci sono stati, secondo me, molti errori da parte di tutti i protagonisti, come diceva anche Michele Bocci nella risposta alla domanda. Sicuramente i giornali hanno calcato molto: chi ha paura di AstraZeneca, AstraZeneca paura in Europa, AstraZeneca e trombosi 26enne in ospedale a Milano. Allora, come è stato detto prima, l'errore di fondo comunicativo da parte, per esempio, dell'EMA è stato dare certezze e poi rimangiarsele. Si ritorna anche alle domande successive, al problema della certezza e del legame tra certezza e scienze. Se tu, in assenza di certezze, e poi discuteremo di questo aspetto della certezza, dai certezze e poi te le rimangi, perdi qualsiasi credibilità. Quindi tutto quel discorso, prima under 55, poi under 60, poi over 60, con soprattutto all'inizio per convincere le persone, era chiaro che era una strategia comunicativa dell'EMA e non un aspetto di background scientifico. Io ti do certezza per convincerti ad andare a fare il vaccino. È controproducente, perché magari hai convinto 10 persone e poi, come i dati di questi giorni dicono, 100.000 persone non vanno a fare il vaccino perché è successo questo. C'è un altro aspetto, e questo lo imputo agli scienziati che magari sulle piattaforme, che è sempre molto difficile argomentare sulle piattaforme, parlano in termini di significatività statistica, no? C'è un caso su un milione, però si sta parlando di persone, non di numeri, quindi anche questo va, io da matematico devo essere cosciente che una cosa è dire c'è un caso su un milione che caschi un sassetto qui fuori, o che venga 6 se tiro 12 dadi, un'altra cosa è dire muore una persona. Quindi su questo è chiaro che c'è una componente emotiva che anche nelle argomentazioni scientifiche deve essere presa in considerazione proprio per convincere le persone. Non devi far finta che non esista quella componente scientifica. E poi però c'è, e qui secondo me è la parte di responsabilità della comunicazione, la differenza tra correlazione e causalità. Una comunicazione di un certo tipo, prima di dire paura, o dire AstraZeneca e trombosi 26enne in ospedale a Milano, dovrebbe accertarsi delle connessioni, non dire forse c'è una connessione. Quindi, vedete, lì c'è scritto connessioni con il siero da accertare. Questo è un aspetto scientifico e c'è, per ributtarla un pochino su temi un pochino meno, come si può dire, drammatici, c'è un sito molto carino che si chiama Spurious Correlation, che molti di voi conosceranno, che trova correlazioni che non sono causali. Una di quelle che mi diverte di più è la correlazione tra l'uscita dei film di Nicolas Cage e i morti affogati in piscina. È una correlazione piuttosto, diciamo, importante dal punto di vista delle percentuali. Sul capire e interpretare dati e rappresentazioni, chiedersi il perché e argomentare, invece vi faccio vedere un esempio giornalistico che a me è piaciuto molto, proprio di indagine. Quello che vi dicevo prima, invece di cavalcare anche emotivamente, senza fare prima un'indagine, possibili correlazioni, cercare, vedere degli aspetti di difficoltà, di stranezza, e cercare di capire il perché. È quello che è successo in un caso di un po' di tempo fa, ma sempre legato al Covid, sul quotidiano Dolomiti. A un certo punto c'è stato il miracolo trentino. La provincia autonoma di Trento, vedete, è passata da una settimana all'altra ad essere pessima nei dati a essere in posizione molto più rassicurante. Quindi un cambiamento repentino e significativo,
quindi ho interpreto i dati, mi chiedo cosa è successo, perché c'è stato questo cambiamento e faccio un'indagine, cerco risposte. E il Dolomiti le trova le risposte. La regione Trentino ha male interpretato una circolare del 30 aprile, poi non si sa quanto volutamente o meno, che prevedeva di tenere scorporati dal totale dei nuovi positivi quei nuovi casi con sintomi insorti negli ultimi 5 giorni. Il problema è che il Trentino dal 4 maggio ha cominciato a inserire nel tabellone della Protezione Civile Nazionale alla voce casi totali solo quelli degli ultimi 5 giorni, e quindi ha comunicato 32 casi invece che 224. Quindi ribaltando completamente le statistiche. Vengo, anche perché il tempo è poco e non mi voglio annoiare più di tanto, all'aspetto che però mi interessa di più, quello sul prendere decisioni, che è ritornato anche nelle domande durante gli interventi precedenti, perché una delle cose, ho riportato un'altra volta la definizione di mathematical literacy del framework PISA 2021, una delle cose su cui mi batto anche di più, l'educazione matematica a tutti i livelli dovrebbe insegnare, dovrebbe, come vi dicevo, abituare le situazioni problematiche e in particolare a saperne valutare la complessità, ancora prima di saperli risolvere. Io devo saper valutare la complessità di una situazione. L'educazione matematica, secondo me, ha come obiettivo principale, uno degli obiettivi principali, insegnare il rispetto della complessità contro la superficialità. In particolare, quindi, tutti questi problemi legati al Covid, valutarne la complessità. La superficialità è nemica della soluzione. La superficialità rispetto a problemi complessi. È ovvio che rispetto a problemi elementari, invece, è inutile costruire castelli. Quindi, insegnare il rispetto della complessità contro la superficialità è uno degli obiettivi, secondo me, principali legati a quell'idea di formazione, informazione e democrazia dell'educazione matematica. E in particolare si dovrebbe, e questo Covid purtroppo ci ha abituato, ci ha dato molte occasioni per questo, riconoscere situazioni che investono più variabili e più interesse. E quindi, in termini tecnici di teoria delle decisioni, introducono una funzione di valutazione di desiderabilità, in particolare il fatto che non esiste una soluzione ottimale per tutte le esigenze. E questo, come potete capire, forse si capisce dove voglio andare a parare, è strettamente legato al prendere decisioni, perché se io non ho una soluzione ottimale, se la matematica, la scienza mi dice che la soluzione, il massimo è quello, la soluzione migliore è quella, punto. Io prendo quella soluzione. Se in realtà non esiste un massimo, ma esistono più massimi, a seconda di cosa desidero, a quale variabile, a quale interesse do più importanza, allora sì, entra in gioco la politica, entra in gioco il prendere decisioni. Vi faccio un esempio che a me ha colpito molto e sul quale sono stato anche parzialmente coinvolto e che è ritornato ora, ma io diciamo lo segnalo dall'inizio del lockdown, quindi da un anno fa, quello sull'apertura delle scuole. Perché segnalo questo esempio? Perché ha coinvolto tutti, studenti, grandi, nonni, eccetera, eccetera. Quindi è un problema che ha colpito tutti. Allora, questo problema, per essere affrontato, non risolto, per essere affrontato necessita di conoscere la situazione iniziale. Ad esempio, la situazione iniziale sui trasporti, che era, molti dicevano, riapriamo le scuole perché le scuole sono sicure, ma c'è anche il problema dei trasporti. La capacità di prevedere scenari e possibili conseguenze, la valutazione di desiderabilità, appunto, è più importante l'aspetto formativo, è più importante l'aspetto sanitario legato al Covid, è più importante l'aspetto sanitario legato alla psicologia degli adolescenti che magari a casa hanno, si sa, sono state sviluppate diverse problematiche per questo lockdown. È più importante il fatto che le famiglie con bambini piccoli come fanno ad andare a lavorare, e quindi un po' quell'idea di scuola, soprattutto ai primi livelli, vista anche come parcheggio, che è molto brutto, che però è legato effettivamente alla possibilità di lavorare di molti. Quindi, diciamo, entrano in gioco tantissimi aspetti e entra in gioco l'assunzione di responsabilità. Da un certo punto di vista, tutte queste variabili ci dicono che ogni soluzione è sbagliata.
oppure ogni soluzione è giusta, oppure non c'è la soluzione migliore, punto e basta, come si direbbe in matematica, il massimo assoluto. La scelta è un'assunzione di responsabilità politica. Io faccio una scelta rispetto a determinate condizioni. E qui vengo alla conclusione su una polemica, e che è rientrata anche in quello che è stato detto nei seminari precedenti, l'idea di certezza. Qui c'è un pezzo del Sole 24 Ore dell'inizio della pandemia, in cui c'è una specifica in cui si dice: va detto che gran parte di questi modelli sono pubblicati da matematici e statistici e quindi non tengono conto delle specificità di questo virus, che ricordiamo è ancora lo studio da parte dei virologi di tutto il mondo. Questo per dire che non siamo di fronte ad esercizi di stile, ma a modelli che rispondono a logiche matematiche. E qui Mauro Meli scherza sulla affidabilità di queste proiezioni. In realtà qui c'è un sacco di imprecisioni in questo incipit di questo tipo. È cominciato a crescere, soprattutto sui modelli matematici di previsione, di sviluppo del virus, un certo sentimento di inaffidabilità. Perché dice: ma non è successo poi quello che hanno detto. In realtà, se voi andate a vedere qualsiasi studio matematico, qualsiasi modello, il modello non vi dice succederà quello. Vi dice: se continua questo trend e se queste sono le caratteristiche, si rientra in un certo range. Poi, nelle pubblicazioni, di solito cosa viene detto? Viene detto il massimo, succederà il massimo di quel range. E succederà in modo deterministico, non probabilistico, relativamente ai vincoli che abbiamo detto prima. E qui è intervenuta anche la politica. A me colpì molto, e quindi l'ho riportato, un intervento ad aprile 2020 del ministro Boccia, allora ministro degli affari regionali, in cui si diceva: serve chiarezza dagli scienziati sulla pandemia, e poi scriveva: chiede alla comunità scientifica, senza polemica, una polemica ovviamente, di darci certezze inconfutabili e non tre o quattro opzioni per ogni tema. Ad esempio, chi ha già avuto il virus se lo può riprendere, non c'è risposta. E qui, appunto, faccio la mia considerazione, che risponde a un po' di domande che erano state fatte prima, credo, almeno risponde dal mio punto di vista, ovviamente. I modelli matematici, scientifici possono essere più o meno buoni. La comunicazione degli scienziati e dei media relativi ai risultati di questi modelli può essere più o meno buona, ho cercato di fare velocemente degli esempi prima, ma, e questo ma secondo me è la cosa più importante, i modelli prevedono possibili scenari, non sono mai deterministici e in particolare non determinano univocamente le scelte politiche. Questo per dire che se determinassero univocamente le scelte politiche, la politica non sarebbe necessaria. Se fosse la scienza e la matematica a decidere cosa è meglio e ci fosse una risposta univoca, la politica non sarebbe necessaria. E quindi l'educazione matematica, che educa al problem solving, alla complessità, al prendere decisioni, educa anche all'assunzione di responsabilità, che è un'educazione importantissima da tanti punti di vista. A me questo tema qui mi ha sempre girato in mente fin dai tempi che ero abbastanza giovane, degli episodi, non so se ve li ricordate, dei sassi dal cavalcavia, dei primi episodi dei sassi dal cavalcavia, quando cominciarono a prendere alcuni di questi ragazzi. Mi ricordo il fatto che la risposta, come se fosse una giustificazione, era: ma non pensavo potesse fare qualche cosa di male. No? Quindi non prevedere le conseguenze, non assumersi responsabilità. E poi ovviamente, ormai è diventato entrato nel linguaggio comune il a mia insaputa di scaioliana memoria, e l'educazione alla sensazione di responsabilità è educazione. Non voglio rubare il mestiere né a Adriano Fabris né a Veronica Nera, è sicuramente educazione etica fondamentalmente. E quindi cosa chiedeva Boccia? Chiedeva di poter decidere in condizioni di certezza. Questa è proprio terminologia, se volete, di teoria delle decisioni. Le decisioni sarebbero sicuramente più semplici, esiste una soluzione ottimale, fissati i criteri, ma nei problemi complessi raramente funziona così, per non dire mai funziona così, e non è per colpa di chi fa i modelli. Quindi è così, è il limite della teoria delle decisioni, fondamentalmente. E allora cosa mi viene da dire per concludere? Che le nostre indicazioni nazionali per il curriculum
curriculum, quelle che stabiliscono gli obiettivi alla fine della scuola secondaria di primo grado, la scuola media, quindi ancora prima della scuola dell'obbligo, in realtà questo lo scrivono. Quindi se noi, i nostri politici, le persone fossero veramente educate a quegli obiettivi, si raggiungessero veramente quegli obiettivi che sono difficili da raggiungere, sono una sfida educativa importante, forse queste cose le avremmo risolte. Perché, ad esempio, nel riguardo per lo sviluppo della competenza a fine della scuola media, si dice nelle situazioni di incertezza, vita quotidiana e giochi, si orienta con valutazione di probabilità, nelle situazioni di incertezza, non nelle situazioni di certezza, che sono quelle più improbabili, per fare un gioco di parole, nella vita quotidiana e nei problemi complessi. E infine, nel profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, si dice dimostra vicinità e spirito di iniziativa, si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. Insomma, gli obiettivi educativi ci sono ambiziosi, se fossero raggiunti forse avremmo meno problemi di questo tipo, anche comunicativo. Grazie dell'attenzione. Grazie mille al professor Di Martino per questo interessante intervento e per aver messo un po' sul piatto tanti dati che dimostrano quanto l'interdisciplinarietà e la, in questo caso anche transmediale, perché abbiamo utilizzato anche più mezzi la parola da parte del dottor Bocci, le slide e le immagini. Emergono dati, quindi certezze, prendere decisioni, responsabilità, quindi ritorna l'etica. Lascerei adesso la parola al professor Massimo Bergamasco, poi dopo riprendiamo i temi che sono emersi adesso durante la discussione. Professor Massimo Bergamasco è professore ordinario di meccanica applicata alle macchine presso la classe di scienze sperimentali della Scuola Superiore Sant'Anna, e ci proietterà veramente verso altre realtà, come dice il titolo del suo intervento. Nel 1991 ha fondato il laboratorio di robotica percettiva, Laboratorio Percro, che svolge attività di ricerca negli ambiti della progettazione e dello sviluppo di robot indossabili esoscheletrici e amplificatori di forza, interfacce aptiche e sviluppo di ambienti virtuali e realtà aumentata. Solo 2 settimane fa è diventato istituto di intelligenza meccanica. Attualmente la sua ricerca si concentra su aspetti generali della percezione e sui processi cognitivi coinvolti nel senso di embodiment e delle presenze robotica. Recentemente ha anche inaugurato una linea di ricerca per lo sviluppo di robot umanoidi e umani virtuali intelligenti. È stato direttore del TECIP, dell'Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell'Informazione e della Persone della Scuola Sant'Anna e dal 2018 è presidente del Centro di Artes 4.0, creato proprio nell'ambito del programma Industria 4.0 del Ministero dello Sviluppo e coordinato dalla Scuola Superiore Sant'Anna. Oggi terrà un intervento dal titolo Apprendimento e realtà miste, in cui indagherà proprio la relazione tra apprendimento e le nuove frontiere della conoscenza attraverso appunto diverse realtà. Lascio la parola con piacere al professor Massimo Bergamasco. Grazie. Buongiorno, grazie della presentazione. Ringrazio moltissimo la professoressa Veronica Neri per l'invito. Diciamo, mi accingo a iniziare questa presentazione. Vedete il titolo Apprendimento e realtà miste. Riguarda prevalentemente la descrizione di quelle che possono essere le condizioni in cui l'essere umano si troverà nel prossimo futuro a dover operare. Quindi chiaro e ormai sicuro, è quasi inevitabile che ci saranno delle condizioni di lavoro che non riguarderanno unicamente la relazione tra essere umano e essere umano, ma quest'ultimo dovrà anche interagire con entità artificiali, come vedremo. Ecco,
Mi piace riprendere questa frase che è stata definita appunto da Joseph Licklider nel 1960, ma che, come vedete, ha estremamente ancora un carattere di contemporaneità, quindi ancora valida oggi. Quindi vedete che solo, lui dice, solo con l'aiuto di macchine intelligenti noi saremo in grado di gestire in modo adeguato la complessità dirompente del mondo presente. Quindi, ripeto, siamo ancora negli anni 60, ma la cosa è ancora valida oggi, e per risolvere i problemi in modo, con successo, quelli che sono problemi, diciamo, della società, come appunto le malattie, la povertà e l'impatto con i sistemi naturali. Devo dire che Licklider è stato un personaggio scientifico, in particolare è un informatico, ma anche psicologo statunitense, che ha contribuito a teorizzare la possibilità appunto che il computer potesse diventare uno strumento con cui tutti potevano interagire. Quindi è stato determinante nella sua attività nel concepire e anche finanziare e gestire la ricerca che ha portato ai moderni personal computer. È importante perché ha scritto appunto questo articolo di simbiosi uomo-computer appunto negli anni 60. Ecco, si prevede che i cambiamenti che sono previsti per il prossimo ventennio trasformeranno chiaramente il nostro modo di vivere e di lavorare, così come ciò che è avvenuto con la rivoluzione informatica nell'ultimo mezzo secolo. Quindi ci sarà la disponibilità di enormi quantità di dati che dovrebbero aiutare le persone, l'essere umano, a comprendere meglio le situazioni complesse. E quindi è necessario, abbiamo bisogno, no, di una nuova generazione di strumenti che ci aiutino a decifrare la complessità e a cambiare il mondo intorno a noi per poter prendere decisioni migliori, avere naturalmente più successo nel prendere decisioni e anche gestire in modo sostenibile la nostra vita. È chiaro che la nostra vita assumeremo dei comportamenti che non sono ancora, diciamo, che è difficile oggi prevedere, però una cosa è sicuramente ormai già dimostrata oggi, cioè l'integrazione tra spazi fisici e spazi digitali diventerà una condizione ormai ordinaria, una condizione comune nella nostra esistenza, non solamente, come vedete rappresentato in questa diapositiva, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro. Qui vedete una persona che tramite realtà aumentata è in grado di interagire con una macchina complessa composta da molti componenti e molti gruppi. Ma la cosa avverrà anche in condizioni normali, ad esempio vedete nelle strade, in cui le informazioni che giungono all'essere umano presente in questi spazi possono essere, tra virgolette, aumentate digitalmente tramite appunto tecnologie, come indicato, di realtà virtuale. Quindi il contesto futuro è molto diverso da come adesso siamo abituati a dover agire e vivere nella nostra realtà. La cosa interessante è che a livello di essere umano interagiremo anche e percepiremo la presenza anche di quelli che vengono chiamati oggi umani virtuali, cose che adesso esistono unicamente all'interno del dominio digitale e rappresentate sul computer. Però, ecco, voi sapete lo sviluppo degli ultimi anni delle tecnologie, delle menti virtuali, hanno portato alla creazione, allo sviluppo, all'ottenimento di sistemi a basso costo, di sistemi come vedete rappresentato, divisori. E questi sono dei sistemi naturalmente che oggi vengono utilizzati per la maggior parte, soprattutto per quanto riguarda serious game e aspetti commerciali di ambienti virtuali. Presso il nostro laboratorio sviluppiamo sia tecnologie di menti virtuali e di realtà aumentata, sia
da un punto di vista di hardware, vedete qui una rappresentazione di questi sistemi immersivi di ambienti virtuali, altamente immersivi di ambienti virtuali, che sono, vedete, degli spazi fisici, le cui pareti sono, e anche, vedete, anche il pavimento, sono retroproiettate e hanno la caratteristica di fornire una, diciamo, immersione visiva, in quanto il campo visivo della persona che è localizzato all'interno di questi spazi è completamente coperto dalle immagini generate dal computer. Qui vedete sono delle applicazioni che abbiamo sviluppato, ad esempio questo per una casa automobilistica tedesca, per la realizzazione di un simulatore di veicoli che naturalmente sfruttano l'utilizzo di ambienti virtuali per poter affrontare studi di ergonomia in modo molto più veloce e diretto rispetto all'utilizzo di simulatori fisici. L'obiettivo della nostra ricerca nello sviluppo di sistemi di ambienti virtuali immersivi è quello di non solo, come posso dire, considerare l'aspetto visivo, ma anche e quello acustico, ma anche l'aspetto di percezione aptica, quindi legata al senso del tatto. Quindi si tende a portare l'essere umano a interagire in modo con più canali, diciamo, percettivi nel mondo virtuale. La cosa interessante è che all'interno di quello che viene definito oggi il continuum tra questi spazi, cioè tra lo spazio reale, quindi lo spazio fisico in cui noi siamo ordinario, in cui noi siamo abituati a vivere, e uno spazio all'altro estremo del continuum, completamente digitale, quindi lo spazio di ambienti virtuali, oggi si vanno a collocare altre tipologie di spazi condivisi, in cui l'essere umano è in grado di interagire e di scambiare informazioni con le entità in cui vengono rappresentate. Il primo, come sapete, è la tematica dello sviluppo di ambienti che vengono definiti appunto di realtà aumentata. In questo caso vedete la differenza tra a sinistra una rappresentazione in realtà aumentata e a destra una rappresentazione dello stesso oggetto, dello stesso, ad esempio, avatar, in una condizione di ambienti virtuali. Vedete come a sinistra l'avatar è integrato da un punto di vista visivo coerente con un ambiente reale e a destra lo stesso ambiente è simulato in una condizione di grafica tridimensionale. Naturalmente il fatto di poter interagire per l'essere umano con un avatar di questo tipo in un ambiente di realtà aumentata genera naturalmente un maggior senso di realismo rispetto a interagire in una condizione puramente virtuale. C'è una quarta condizione che viene chiamata di virtualità aumentata, molto simile a quella della realtà aumentata, ma in cui i contesti sono, come posso dire, opposti. Mentre nella realtà aumentata il contesto è reale e in essa vengono inserite in modo coerente con la prospettiva di vista, diciamo con la prospettiva di visione da parte dell'operatore degli oggetti virtuali, in una condizione di virtualità aumentata si ha l'opposto, cioè il contesto è puramente virtuale e la persona ha la possibilità di visualizzare copie, diciamo, tridimensionali di oggetti reali. Questo è un esempio interessante di come gli ambienti virtuali possono essere utilizzati, ad esempio, per operazioni di apprendimento, di operazioni, diciamo, di manutenzione in ambito industriale. Vedete, esiste una copia tridimensionale uno a uno di quello che è l'impianto in cui l'operatore deve essere deve andare poi ad operare. Di solito questi impianti sono posizionati in condizioni ostili all'uomo, vuoi per il gas ad alte temperature, eccetera, e il fatto di avere come disponibilità una copia virtuale consente all'operatore di imparare, di conoscere come è fatto il sistema in modo, diciamo, antecedente all'entrata nell'ambiente reale e quindi di minimizzare il tempo
di permanenza all'interno dell'ambiente ostile. Qui vediamo come la realtà aumentata può essere utilizzata per il trasferimento di conoscenza, in particolare conoscenza inattiva, quindi relativa al movimento delle mani, come ad esempio un compito di assemblaggio di oggetti, quindi assemblaggio fisico di oggetti reali, da una persona che è l'esperto, che è quella che vedete nel video a destra. Lui indossa un visore di fronte agli occhi, nel quale vengono rappresentate le posizioni degli oggetti reali che sono a livello remoto rispetto alla sua posizione di fronte a una persona che non è esperta. Vedete di spalle questa signora, si trova di fronte degli oggetti, lei non sa esattamente a livello procedurale come deve eseguire il compito di assemblaggio, però osservando le mani dell'operatore esperto che sono rappresentate sullo schermo di fronte a lei, è in grado di seguire in modo diretto i movimenti che le vengono suggeriti. Quindi vedete sullo schermo di fronte a lei ci sono queste mani che riprendono i movimenti della persona esperta e lei con le proprie mani non deve far altro che seguirle ed eseguire le stesse operazioni che le vengono insegnate. Questo è un modo diretto in cui non c'è trasmissione di conoscenza simbolica, ma è conoscenza puramente, diciamo, inattiva, quindi legata proprio a un compito di manipolazione con le mani. E naturalmente non serve spiegare, non c'è commento, di linguaggio naturale utilizzato. Questa è una visualizzazione con una prospettiva di prima persona di ciò che vede l'esperto durante questo compito. Vedete, tramite dei sensori è possibile andare a presentare sui visori in una condizione propriocettiva corretta le mani della persona esperta e sullo schermo, sul piano visivo dei visori, è possibile andare a rappresentare come sono disposti gli oggetti reali, in questo caso li vedete, rappresentati a livello digitale, che sono presenti di fronte alla persona remota che deve eseguire l'operazione che non è, abbiamo detto, esperta. Quindi questo è un compito, di trasmissione che utilizza queste tecnologie per appunto trasmettere conoscenza a distanza. In questa diapositiva invece potete vedere una condizione di virtualità aumentata in cui una persona è posizionata all'interno di un ambiente virtuale immersivo, la vedete in piedi di fronte a inserita in questo sistema di visualizzazione, come avete visto precedentemente, denominato Cave, e vede a livello tridimensionale di fronte a sé una copia 3D di persone che sono invece posizionate a livello remoto in un altro spazio fisico. Quindi è come, ad esempio, eseguire una videoconferenza a livello tridimensionale, in cui la persona, questa che vedete di spalle, è in grado di percepire a livello tridimensionale ciò che viene fatto sia a livello di movimenti, ma anche ciò che viene detto a livello naturalmente acustico e di linguaggio naturale di altre persone. Quindi c'è un tentativo, soprattutto con l'utilizzo di queste tecnologie di virtualità aumentata, di poter fare in modo che si aumenti il realismo nella relazione a distanza tra persone. Quindi una cosa che oggi in questo periodo, soprattutto nel periodo di pandemia, si è molto sfruttato è appunto il fatto di realizzare webinar, videoconferenze come stiamo facendo in questo momento. Ma naturalmente questo è un qualcosa che spinge il livello tecnologico a un livello superiore per aumentare il senso di realismo tra le persone durante la loro interazione. È una cosa che naturalmente può essere utilizzata anche per quanto riguarda tutti gli aspetti di education nel prossimo futuro. Una cosa ancora più interessante, che è ancora più avveniristica, riguarda l'utilizzo di tecnologie di ambienti virtuali immersivi e di realtà aumentata immersiva
per situazioni di telepresenza. Qui si vede, vedete a sinistra una persona all'interno di uno spazio altamente immersivo che ha la possibilità di osservare non un ambiente generato in grafica dal computer, ma un ambiente tridimensionale digitale che viene catturato, lo vedete a destra in alto, uno spazio fisico reale, ad esempio la biblioteca del nostro laboratorio, in cui ci sono fisicamente mobili, ma anche persone che parlano tra di loro. Ecco, esistono dei sistemi di scansione tridimensionale che sono in grado di acquisire ciò che è presente a livello fisico in una stanza remota, acquisendolo e digitalizzandolo, si è in grado di poterlo mostrare alla persona a sinistra che è in uno spazio di, diciamo, di visualizzazione immersivo. Quindi la cosa interessante è che come la persona nello spazio immersivo può vedere lo spazio remoto fisico che vedete a destra e le persone che sono presenti a destra, queste ultime nello spazio remoto fisico hanno la possibilità di poter percepire la presenza della persona remota a sua volta come un avatar, come un umano virtuale che viene rappresentato in condizioni di realtà aumentata. La cosa interessante è che naturalmente tramite opportuni sensori l'avatar può essere rappresentato con il viso della persona stessa che è posizionata nell'ambiente virtuale immersivo. Qui vedete il video in cui la persona all'interno appunto di questo sistema altamente immersivo può muoversi liberamente, vedete, intorno alla rappresentazione tridimensionale digitale remoto, vedete, vede anche le persone che sono presenti all'interno di questo spazio fisico remoto, ci può naturalmente interagire a livello verbale, ci può parlare, come se avvenisse, come stiamo facendo noi in questo momento in una videoconferenza, però naturalmente c'è proprio anche la condivisione dello spazio tridimensionale, in questo momento non fisico, anche se quello fisico è remoto. È la cosa che naturalmente spinge verso un senso di presenza molto elevato, per la condizione di senso di presenza molto elevato, anche appunto tra persone che condividono spazi fisici remoti rispettivamente. Questa cosa può essere utilizzata anche in ambito di insegnamento, di apprendimento, per quanto riguarda ad esempio condizioni di quelle che vengono chiamate terapie espositive in ambiente virtuale. Qui vedete uno studente che ha dichiarato di avere ad esempio la fobia di parlare in pubblico. Viene utilizzata questa terapia espositiva in ambienti virtuali per consentirgli di poter, di potersi abituare e allenare nell'esecuzione di una presentazione o nella conduzione di un esame di fronte, ad esempio, vedete, a una commissione che è rappresentata appunto da umani virtuali in un ambiente virtuale. E lo studente, la persona, sa di essere in una condizione di, tra virgolette, sicurezza, quindi si presta a poter ripetere quante volte desidera la condizione di interazione, che di solito invece nella realtà può generare problemi, diciamo, fobici, e naturalmente il fatto di poterlo immergere più volte in questa condizione che lui conosce di essere sicura, lo porta a superare quello che è la propria problematica. Qui vedete sono diverse rappresentazioni. La cosa interessante è che questi spazi immersivi, naturalmente, abbiamo visto, possono essere anche ripresi e, diciamo, visualizzati con queste tecnologie a basso costo su sistemi di visori. Una cosa interessante, questo appunto un omaggio alla professoressa, Veronica Neri, che ha svolto questo lavoro su tecnologie di information landscape, quindi si utilizzano oggi sempre di più ambienti tridimensionali in cui vengono inserite grandi moli di informazione, e quindi sono ambienti virtuali 3D in cui l'informazione può essere rappresentata
vedete su diverse superfici e con le quali la persona può interagire naturalmente, e naturalmente questo è un utilizzo di ambienti virtuali per quanto riguarda aspetti di apprendimento, in questo caso apprendimento di tipo simbolico. La cosa ormai sta prendendo piede, questo ad esempio è un esempio contemporaneo di ciò che avviene ad esempio in Giappone e anche in Corea la stessa cosa, vengono utilizzati questi sistemi immersivi, questo non è un ambiente virtuale in quanto la persona non ha la percezione del senso di profondità degli oggetti che vengono rappresentati, comunque è molto accettabile come vedete il livello di realismo, e come vedete vengono attrezzate delle stanze, delle aule, vedete a destra gli studenti che sono posizionati sui loro banchi di fronte al sistema, proprio a livello di insegnamento. La cosa interessante è che l'introduzione di queste tecnologie per tecniche di apprendimento naturalmente deve portare conseguentemente anche a una riprogettazione di quelli che sono i contenuti dei contenuti dei corsi per poterli presentare, per poterli fruire in un ambiente immersivo, tridimensionale, interattivo. E questo è uno di solito delle soglie tecnologiche, diciamo, che devono essere, diciamo, superate per avere la diffusione sempre più ampia di questi sistemi. In ultimo, è importante poter comprendere che le tecnologie di ambienti virtuali in particolare stanno portando, come vedete, alla creazione di quelli che sono definiti oggi umani virtuali. Vedete, sono praticamente dei character, degli attori, come posso dire, generati completamente all'interno del computer e che sono controllati naturalmente da algoritmi di intelligenza artificiale. A parte, diciamo, l'aspetto che è molto, vedete, a livello estetico, è molto similare a un essere umano reale, quindi il livello di realismo, diciamo, estetico è estremamente elevato. La cosa interessante è che vengono dotati di quelle che vengono chiamate architetture cognitive, qui vedete Kate Blanchett che voce a questi umani virtuali, ad esempio per operazioni per insegnamento durante operazioni di riabilitazione. La cosa interessante è che, dicevo, vengono utilizzate architetture cognitive che sono in grado di tendere, di portare questi umani virtuali a un'autonomia sempre più alta. La cosa interessante è che per operazioni di insegnamento, adesso ad esempio negli Stati Uniti, umani virtuali vengono utilizzati ad esempio per insegnare. Per insegnare, ad esempio, come vedete qui di spalle abbiamo uno studente di chirurgia di fronte a un manichino sul quale lui deve svolgere determinate operazioni. Chi lo controlla sono tre umani virtuali che hanno il ruolo di essere dei docenti, e la cosa interessante è che questi hanno la possibilità, tramite determinati sensori di visione, di poter osservare e interpretare ciò che sta facendo lo studente sul manichino. Quindi hanno la possibilità, quindi, essendo, anche se sono umani virtuali all'interno di un ambiente virtuale, hanno la possibilità di percepire ciò che avviene nell'ambiente reale. E quindi sono questi strumenti estremamente potenti, ma che dimostrano, sottolineano ancora una volta come il futuro ci sta portando sta portando l'essere umano a dover interagire con entità sempre più artificiali, quindi non solo sistemi robotici, ma anche umani virtuali all'interno di ambienti virtuali. Ecco, la cosa interessante è che questi umani virtuali vengono utilizzati anche in ambito di psicologia per fare in modo che la persona possa, ad esempio, interagire. Questo è un esperimento realizzato in Spagna dal collega Manslater. Praticamente persone che hanno problemi psicologici possono presentarli
di fronte a un umano virtuale che va a impersonare, in questo caso vedete Sigmund Freud, e al tempo stesso, dopo averlo presentato, la persona può mettersi nei panni dello psicologo per interpretare da un proprio punto di vista ciò che ha appena presentato allo psicologo. Quindi è una sorta di training interpersonale della stessa persona che si mette nei panni sia del paziente che dello psicologo stesso. Quindi sono atteggiamenti, come vedete, ma tramite queste tecnologie è possibile andare a cambiare esattamente, completamente, stravolgere il paradigma attuale di apprendimento. La cosa interessante, quindi, che ci tengo a sottolineare è il valore trasformazionale di queste tecnologie di ambienti virtuali e di realtà miste, che per quanto riguarda lo sviluppo futuro, non solo dell'apprendimento, ma in molte altre aree o campi applicativi in cui l'uomo si troverà nel futuro. In particolare, questi sistemi consentono di andare a modificare in modo attivo e in tempo reale il contenuto delle esperienze soggettive della persona. Si dice quindi che, come avete visto nelle ultime slide, il fatto che la possibilità della persona possa sentirsi nei panni di un altro, si dice che queste tecniche sono proprio delle tecnologie per, ad esempio, molto indicate per gli studi di empatia, no? La generazione di esperienze, non tanto, come posso dire, solo di interazioni, ma di esperienze complete, multimodali, d'accordo, consentono appunto a una persona di vedere, di mettersi nei panni e vedere appunto le cose da un punto di vista di un'altra persona. Ritengo che le tecnologie degli ambienti virtuali saranno molto potenti, come ad esempio alcuni sviluppi della robotica, in particolare della robotica umanoide, della robotica androide, e nel futuro potranno essere considerate proprio come delle commodity per quanto riguarda la ricerca che si svilupperà non solo nelle neuroscienze o nelle scienze cognitive, ma anche, ad esempio, per aspetti di filosofia e di psicologia. Naturalmente questo abbinato a sviluppi sempre più potenti dell'intelligenza artificiale e di robot. In conclusione vorrei accennare un evento che appunto nella quale abbiamo sfruttato queste tecnologie che abbiamo identificato Understanding the Other. È stato l'evento in cui abbiamo praticamente festeggiato 25 anni nel 2016 del nostro laboratorio di robotica percettiva a Roma presso il Palazzo delle Esposizioni. Abbiamo denominato questo evento Understanding the Other in quanto crediamo che lo sviluppo di queste tecnologie, che diciamo adesso sono un po' considerate ancora un po' allo stato dell'arte, possa generare appunto nuovi paradigmi di interazione per lo studio dell'interazione tra esseri umani. Ecco, concludo con questa frase di Olafur Eliasson, quindi un artista contemporaneo, che dice che naturalmente che la realizzazione di un'opera d'arte, di un lavoro di arte, quindi è un qualcosa che va a cambiare il mondo, e anche un piccolo disegno fatto con una matita essenzialmente, no, alla fine spinge il mondo verso determinate direzioni. Quindi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie di cuore al professor Massimo Bergamasco per questo bell'intervento, interessante, ricco di tanti stimoli, che ha scatenato una serie di domande in chat proprio sulle varie realtà che sono state descritte, e anche un ringraziamento personale all'Information Landscape, che sono stati oggetto di una ricerca insieme comune. Tra le varie domande partirei con due domande rivolte al professor Bergamasco e poi due al professor. Per quanto riguarda il professor Bergamasco, Emanuele Perri chiede: la virtualità aumenta considerabile il metodo di interazione
più vicino a quello della presenza in un luogo fisico e relativamente allo stadio di sviluppo, accessibilità e costi, è considerabile uno strumento democratico? Allora, nello spettro di possibilità di spazi condivisi tra l'essere umano e le entità artificiali, è chiaro che quelle che vengono oggi chiamate realtà miste, quindi le realtà aumentate e la virtualità aumentata, ma devo dire anche l'interazione con gli ambienti virtuali, secondo me è un qualcosa che, se progettate, no, con una condizione di alto realismo per quanto riguarda la percezione non solo visiva ma anche acustica o aptica dell'essere umano in queste condizioni, sì, sono molto realistiche, nel senso si raggiunge un realismo secondo me interessante. Non è solo la realtà aumentata, ma anche le altre condizioni che possono portare a un coinvolgimento molto, molto importante. Scusa, volevo capire la seconda parte della domanda. La seconda parte era su, in realtà, una questione di accessibilità, cioè se c'è se l'accessibilità e lo stadio di accessibilità lo si può considerare un aspetto democratico o antidemocratico, cioè quanto sono accessibili e per quante persone, tipologie di lo possono essere. Ecco, questo è un aspetto molto importante, ma che vediamo comunque anche oggi per tecnologie, diciamo, molto meno, tra virgolette, avanzate. Perché già oggi tutte queste tecnologie digitali, come ad esempio l'abbiamo visto anche nell'ambito della scuola, a causa di questa pandemia, in quando le persone sono costrette a dover interagire tramite sistemi informatici, si creano delle condizioni che non sono, diciamo, non sono omogenee per tutti. Ci sono delle condizioni, soprattutto per quanto riguarda, ad esempio, non solo la disponibilità di mezzi informatici, ma anche di copertura di rete, che sono estremamente disomogenee in diverse parti, diciamo, del territorio in cui noi viviamo. Io penso che un grande passo verso l'utilizzo democratico di queste tecnologie sia quello relativo anche a uno sviluppo, tra virgolette, tecnologico, e qui mi rivolgo soprattutto ai decisori politici, perché le tecnologie esistono per rendere queste disponibili a tutti in modo, diciamo, uniforme. Però purtroppo ci sono ancora problemi legati appunto, come dicevo prima, alla disomogeneità di copertura di copertura di rete in diverse condizioni, al fatto che certe tecnologie sono disponibili ad alcuni e non a tutti, e questa cosa sicuramente per quanto riguarda, diciamo, la condizione odierna di disponibilità delle tecnologie, addirittura di ambienti virtuali, eccetera, è ancora più marcata. Però io penso che, risolvendo il problema, diciamo, di base, i costi di queste tecnologie nel futuro saranno sempre più bassi. Lo dimostra il fatto che, ad esempio, quando abbiamo iniziato alla fine degli anni '80, scusate, sistemi divisori costavano molti milioni di lire allora. Adesso invece uno ha la possibilità di trovare questi sistemi di head-mounted display, questi visori che costano poche centinaia di euro. Quindi, diciamo, sono tecnologie che sono destinate a, come posso dire, essere sempre più economiche, quindi sempre essere più a portata di tutti. Un altro aspetto che però va considerato è il fatto che non è solo una questione di disponibilità di hardware, ma anche di disponibilità di sistemi software, no?
E quindi in questo momento c'è una barriera tecnologica legata anche allo sviluppo di software, alla comprensione di come funzionano certi software rispetto ad altri per far funzionare queste tecnologie. Ma probabilmente nel futuro questo divario, io auspico che credo sia caduta la connessione del professore. Sì, infatti l'abbiamo persa per un secondo. Io vi sento. Sì, adesso lo risentiamo. Però non ho sentito più. Ci sente? Ci senti, Massimo? Un momento vi sento, sì. Perfetto. Sì. Ci senti? Io vi sento, grazie. Sì. Avevo concluso la mia risposta, non so se ci sono ancora un'altra domanda. Chiede se Federico Ugna se le densissime iniziative della Commissione europea in tema di intelligenza artificiale e diritti da tutelare abbiano un impatto e che tipo di impatto nei settori di applicazione che ci sono stati magistralmente presentati dal professor Bergamasco. Sì, io penso proprio ieri sono uscite queste nuove direttive della Comunità europea in termini di etica per l'utilizzo di intelligenza artificiale per l'utilizzo appunto di nuove tecnologie, eccetera, relativamente all'intelligenza artificiale. Io penso che potranno avere un peso, però naturalmente, come molte cose, tutto dipende dalla coscienza di chi sviluppa queste cose. E quindi io mi auguro che i ricercatori o gli sviluppatori, anche diciamo di enti privati che lavorano nelle tecnologie, non solo in questa, ma ad esempio anche le stesse cose possono essere considerate per quanto riguarda tutte le macchine intelligenti, autonome nel futuro, sistemi robotici, eccetera, possano seguire queste raccomandazioni, tra virgolette. Anzi, spero che siano qualcosa di più delle raccomandazioni. Però, è importante che da un punto di vista di sviluppatori ci sia la possibilità di poter seguire queste indicazioni. Grazie mille alla risposta del professor Bergamasco. Adesso due domande per il professor Di Martino. La prima da parte di Emanuele Perri chiede, dopo una breve osservazione, il comprovato contributo democratico e culturale della matematica nell'educazione e nell'informazione necessita, oltre che del giusto metodo di insegnamento, anche di una fondamentale sensibilità individuale e sensibilità per la formazione. Questo significa che la matematica è considerabile in teoria come una dottrina umanistica al pari della filosofia o della letteratura? Come si può indurre la massa ad apprezzare queste considerazioni e l'apporto fondamentale nella formazione individuale? Metto in video, ci sono, sì, non lo so, ci sono. Ci sei. Sì, la domanda è abbastanza complessa. Io non la vedrei come una dottrina umanistica, a parte che appunto la dottrina non ce lo metterei nemmeno per l'umanistica. Nel campo della formazione penso che l'aspetto più importante sia quello della scoperta. E penso che filosofia, letteratura, matematica, ma anche fisica, musica e chi più ne ha più ne metta, ognuno abbia le sue specificità, al di là della divisione in materie scientifiche e materie umanistiche. Certi aspetti, quelli appunto formativi che in qualche modo ho cercato di riassumere prima, non sono tipici di un'unica disciplina, ma tutte le discipline dovrebbero concorrere a svilupparli in qualche modo
facendo vedere le peculiarità dell'approccio disciplinare. Quindi, ad esempio, l'argomentazione matematica è probabilmente diversa dall'argomentazione retorica di un certo tipo, è diversa dall'argomentazione giuridica, è diversa dall'argomentazione delle scienze della vita, e avere diversi modi di approcciare le cose e la capacità metacognitiva di riconoscere quale può essere l'approccio migliore è fondamentale. Quindi io sono più per mostrare il fatto che le diverse discipline possano contribuire in maniera diversa a raggiungere gli stessi obiettivi che a vedere tutto come una cosa simile. Sulla seconda parte della domanda, come si può fare a indurre la massa ad apprezzare la matematica, comunque l'importanza della matematica e l'apporto nella formazione individuale, secondo me il primo aspetto, questo lo sottolineo spesso anche nella formazione insegnante di tutti i livelli scolari, è la coerenza fra obiettivi importanti e spesso esplicitati e azioni didattiche, scelte formative, al di là della piacevolezza dell'insegnante nel proporre le cose, la bellezza delle attività, che sono tutti aspetti fondamentali, ma la coerenza è fondamentale, e in matematica spesso e volentieri nell'educazione matematica spesso e volentieri questa coerenza crolla. Ho fatto un accenno all'inizio del mio intervento: se io dico la matematica serve, ve la facciamo perché serve per imparare a ragionare. Poi si potrebbe molto discutere su questo fatto, sul fatto che insegna un certo tipo di ragionamento, non in generale a ragionare, un certo tipo di ragionamento. Comunque serve a ragionare. E poi io in educazione matematica non ti do nessuna occasione in cui devi prendere decisioni, quindi ti do da fare solo esercizi in cui tu devi fare cose che ti hanno detto gli altri di fare. Insomma, è chiaro che l'incoerenza, io dico, ma scusa, mi dici che devo ragionare, che devo imparare a ragionare, e poi mi dici di fare come vuoi che tu che io faccia, insomma, e quindi che io non prenda decisioni. E su questo c'è un sacco di lavoro da fare, soprattutto sulla matematica. Poi sulla matematica l'altro aspetto che è culturale, che investe l'informazione, chiudo perché non me la voglio fare troppo lunga, è il collegamento tra capacità in matematica e in qualche modo doti innate. E questo è pericolosissimo dal punto di vista formativo e ovviamente fa scappare tantissima gente, non fa bene nemmeno a chi riesce in matematica, tra l'altro. E, per fare un esempio appunto editoriale, sono uscite delle collane sui grandi di varie discipline, mi sembra la stessa casa editrice, quindi la stessa collana, c'erano i grandi della filosofia, i giganti della letteratura, i geni della matematica. È completamente diverso il messaggio che si manda, ecco. Grazie mille, c'è un'altra domanda, sempre il professor Di Martino, che si collega a questa a cui ha già risposto, sempre sulle scelte, che si ricollegava alle scelte regionali, sulle categorie da vaccinare. E si chiede, ma non dobbiamo dire niente, cioè le scelte non dovrebbero coinvolgere anche le persone, quindi l'opinione pubblica, oltre ai politici? Quindi prima, durante la relazione, si parlava del concetto di responsabilità. Ecco, probabilmente la Rossella Marchi chiede se noi abbiamo anche una responsabilità come cittadini. Ma allora, su questo io insomma ho un'idea un po' particolare, forse, non lo so, e che è legata a quello che dicevo prima. Io penso che il politico abbia il dovere di decidere, ascoltando e rappresentando le persone. Non credo che sia bene che decidano le persone, nel senso che decida l'opinione pubblica, che decida il politico decida in base a quello che ritiene sia l'opinione dell'opinione pubblica, perché di solito si ascolta l'opinione pubblica più urlante, non quella completa. E il fatto di far finta di ascoltare l'opinione pubblica, su questo in matematica c'è un sacco di letteratura, per esempio sul gioco retorico del miglior sistema elettorale, sistema elettorale che restituisce la volontà popolare. C'è un teorema di matematica che dimostra che con
alcune scelte che sembrano del tutto ragionevoli, non esiste un sistema elettorale democratico, cioè che restituisce quello che vuole il popolo, fondamentalmente la volontà popolare non esiste, detta in maniera molto semplicistica. E quindi secondo me è fondamentale in tutte le categorie l'assunzione di responsabilità, la condivisione e diciamo l'argomentazione delle proprie scelte. Questo per anche differenziare i ruoli, questo anche a livello educativo. L'insegnante che si piega alle lamentele dei genitori non è un buon insegnante. Il buon insegnante è quello che giustifica, argomenta e condivide con i genitori chiaramente le proprie scelte perché fa determinate cose, ma il ruolo è diverso, il professionista è l'insegnante, non è il genitore. E poi ci sono quelli, diciamo, che hanno il doppio ruolo, ed è molto interessante su quelli che hanno il doppio ruolo far notare questa cosa, che quando sono insegnanti non vogliono interferenze, quando sono genitori vogliono interferire. Diciamo, questo aspetto del rispetto dei ruoli secondo me è importante. Questo non vuol dire che il politico non debba sentire le persone, ovviamente, però secondo me è fondamentale che poi la decisione sia sua e sia sua la responsabilità, non me l'ha detto quello, me l'ha detto quell'altro, ma prima chiedevate questo, poi chiedevate quest'altro. E l'esempio che fa, dicevi, mi sembra Rossella Marchi, è esattamente, secondo me, lampante da questo punto di vista, perché qualsiasi gerarchia tu avessi scelto sul chi vaccinare prima o chi vaccinare dopo, avresti avuto chi si lamenta. Io ho sentito 100 persone su questo argomento, 100 avrebbero avuto graduatorie diverse su chi vaccinare prima, chi vaccinare dopo, e quindi è giusto che a un certo punto il politico scelga e spieghi la sua scelta e se ne assuma le responsabilità. È stato eletto per quello ed è giusto che in qualche modo decida. Grazie, grazie mille. Però insomma, alla luce poi di questi interventi sembra quasi che si possa parlare di una sorta di etica della matematica, cioè dei principi guida che dovrebbero in qualche modo dirci o suggerirci come agire di fronte a determinati dati e la responsabilità, però su che cosa si può quindi fondare, sulla salvaguardia della comunità in uno stato di crisi? Cioè quale potrebbe essere il principio di responsabilità sul quale noi andiamo a decidere? Questa è una buona domanda. Secondo me la risposta l'hai data, sì, quello è sicuramente un buon criterio. Il problema è come restituisci, come sei, diciamo, rispondente a quel criterio, no? Perché l'esempio che facevo sulla scuola è esattamente questo, come la tutela della comunità. La tuteli facendo andare i ragazzi a scuola, così si formano e così magari hanno meno problemi dal punto di vista psicologico. La tuteli facendoli stare a casa, così non si infettano, non infettano i nonni, non infettano. O fai una scelta di mezzo facendo la DAD per un po' e 50%. Il problema è non tanto, non solo direi, stabilire i principi, che per fortuna molti di questi direi sono anche stabiliti dalla nostra Costituzione, da un certo punto di vista. E il problema è appunto quello che dicevo prima, che la realizzazione di questi principi, se tanti aspetti sono coinvolti, può non avere una risposta univoca, può avere più risposte. Scegliere su quelle dovrebbe essere responsabilità di chi ha quello come ruolo e mi ricollega alle conoscenze e alla formazione non solo matematica, ma di tutti i tipi. Chi ha responsabilità di quel ruolo dovrebbe avere le conoscenze giuste per sviluppare quelle responsabilità. Avere le conoscenze giuste vuol dire avere a disposizione. Non pretendo che un politico sappia tutto di tutte le discipline, ma dovrebbe avere uno staff che in qualche modo riesce a inglobare le informazioni di tanti aspetti, da tanti punti di vista diversi, questo sì. Grazie mille al professor Di Martino. Un'altra domanda per il professor Bergamasco e poi una domanda invece per il professor Gronda, ritornando poi in plenaria, e una per tutti. Il dottor Turbanti dice: circa un mese fa una Big Tech ha presentato una piattaforma che sostanzialmente propone un'esperienza di realtà aumentata. Il marketing di questo tipo di tecnologia ancora una volta si è dimostrato orientato ad applicazioni che riguardano soprattutto il trasferimento di informazione, in particolare non simbolica.
interazioni con oggetti o avatar in varie situazioni. In questo senso l'obiettivo è quello di simulare contesti reali in modo virtuale, ma ci sono anche delle caratteristiche nuove e specifiche dei contesti esperienziali e comunicativi offerti da tecnologie. Ad esempio, prima il professore ha citato la possibilità di sentirsi nei panni di un altro. Sì, quello che dice è vero, nel senso oggi ciò come vengono interpretate oggi, considerate oggi le tecnologie di ambienti virtuali o di realtà aumentata, realtà mista, eccetera, è, come posso dire, è relativo alla ricreazione di condizioni, ad esempio di manipolazione di oggetti che magari sono virtuali rispetto a quelli reali, eccetera, in condizioni immersive, eccetera. Però il vero valore dell'ambiente virtuale, quello che ho chiamato durante la presentazione il valore trasformazionale, cioè un qualcosa che trasforma il tuo modo di lavorare, il tuo modo di concepire quello che stai facendo, è ad esempio l'utilizzo di ambienti virtuali per la percezione, ad esempio, del sé, la percezione dell'altro, no? Come diceva appunto l'interlocutore, il fatto che percepirsi nei panni di un altro. Queste è una tecnologia molto potente in questo ambito, cosa che non è possibile fare altrimenti e che non era appunto possibile realizzare in modo diverso prima che venissero sviluppate queste cose. Quindi il fatto che il soggetto, la persona in soggettiva, con una prospettiva appunto di prima persona, multimodale, possa cambiare il contenuto della propria esperienza soggettiva rispetto a una condizione reale, questo è il vero contenuto di studio e di ricerca di questi sistemi. Cioè questi sistemi diventeranno, come oggi ad esempio in un laboratorio si usa il computer, un domani si utilizzeranno, come dicevo, per compiti, per tematiche relative alla psicologia, penso anche alla filosofia, alle neuroscienze, eccetera, diventeranno uno strumento come oggi è il computer, quindi saranno molto diffuse, ma per arrivare lì naturalmente è necessario andare a sviluppare ancora e raffinare ancora di più tutti i diversi componenti del sistema. Però è quello, secondo me, dal mio modesto punto di vista, il punto fondamentale di queste tecnologie, qualcosa che viene utilizzato in qualunque tipo di campo applicativo per cambiare il punto di vista della persona che solitamente opera in quelle condizioni. Grazie mille della risposta. Invece una precisazione che è stata chiesta al professor Di Martino da Rossella Marchi. Dicevo differenza tra regioni, non opinione pubblica. Sì, mi scuso perché avevamo equivocato la domanda, ma insomma era interessante anche con l'altro significato, questo a testimoniare come a volte gli errori possano generare discussioni interessanti. Sulla differenziazione tra regioni, allora, secondo me qui ci sono due piani, uno sul quale io non sono competente ma che mi incuriosisce molto proprio su questo fenomeno qui, che è quello giuridico. Mi sembra che sia emerso, diciamo, un cortocircuito giuridico sull'assunzione di responsabilità e sulle, diciamo, competenze fra regioni e governo centrale su diverse decisioni. Ma appunto non ne sono competente, ma mi incuriosisce molto. E l'altro è invece proprio sull'assunzione di responsabilità, perché si è assistito a presidenti di regione o comunque, diciamo, politici più locali che magari invocavano nei momenti che il governo centrale diceva di chiusure, le riaperture, ma in realtà probabilmente speravano in questo, perché quando invece il governo centrale ha detto, in alcuni casi, appunto io li ho registrati,
giornalisticamente il governo centrale ha dato più aperture o addirittura un po' perfidamente ha detto decidete voi, sono entrati in crisi. E lì, diciamo, rientra il gioco dell'assunzione di responsabilità di cui parlavo e anche l'approccio, almeno dal mio punto di vista matematico, di cercare di capire il fenomeno. E per capire questo fenomeno, in un certo qualsiasi fenomeno, io mi chiedo quali sono gli obiettivi, come in un problema, quali sono gli obiettivi del problema. E allora lì l'obiettivo del politico può essere più o meno giustificatamente il bene collettivo, quello che insomma in qualche modo ha riassunto con parole sicuramente molto più precise e belle delle mie Veronica Neri, ma anche la popolarità, che sono due obiettivi che non sempre, diciamo, sono sovrapposti. Quindi questo sicuramente farsi sentire sull'assunzione di responsabilità e sul chi sono le competenze rispetto a una determinata scelta, sicuramente sì, e far vedere che siamo attenti su questi aspetti. Io penso che questa sia una testimonianza di come si dice, partecipazione civica e di partecipazione politica nel vero senso della parola, della cittadinanza. Grazie mille per la precisazione e appunto per questa doppia spiegazione alla domanda della giornalista. Un'ultima domanda per Roberto Gronda da parte di Luca Bellotti, che era rimasta in sospesa prima, e mi scuso sin d'ora se non ho letto tutte le domande, ma sono veramente tante e numerose e occorrerebbe veramente un altro seminario per poter rispondere. Il professor Bellotti chiede: Roberto, vorrei brevemente se potesse indicare come applicare eventualmente queste sue considerazioni al caso della mancata consapevolezza diffusa del pericolo pandemico come problema pubblico, pur essendo stato indicato da molti anni in precedenza da numerosi esperti. Arrivo, eccomi. Aspetta che chiudo qui che suona tutto. Ringrazio Luca per la domanda. Io credo che da questo punto di vista, poi penso, l'idea di fondo che secondo me è la più promettente è quella della partecipazione dei cittadini in contesti più limitati, cioè in contesti ad esempio come possono essere dei focus group o delle consensus conference, che hanno il compito di riuscire a coinvolgere in un certo senso a un livello molto basso, cioè dal basso a un livello sostanzialmente locale, la cittadinanza. Credo da questo punto di vista, ma è anche una conseguenza dell'impostazione legata ai problemi che ho cercato di dare, che molte volte si intenda la comunicazione in un senso generale, come appunto quella dei giornali, perché si rivolgono ad un pubblico in generale. E lì in effetti quello che viene a mancare molte volte è l'interesse dall'altra parte, nel senso che è piuttosto nel senso il giornalista probabilmente pensa che un determinato tipo di notizia possa essere interessante, però non si va a ragionare a partire dall'interesse concreto, almeno. Si potrebbe provare ad approfondire un approccio diverso che parta invece dall'interesse concreto e quindi dalla costituzione dal basso di comitati, gruppi. Non è detto che questa sia una soluzione che risolva il problema, però potrebbe avvicinare certe sacche a un tipo di informazione diversa. Però ecco, credo che sia effettivamente un problema da risolvere e da affrontare a più livelli. Ecco, io non ho una risposta. Quello che posso dire è che dalla letteratura che conosco, la strada che viene indicata come più favorevole dovrebbe essere questa. Poi ovviamente sono questioni empiriche per cui bisogna metterla alla prova. Grazie mille anche a Roberto per questa risposta. Ora il tempo ormai è giunto al termine, ci sono ancora molte domande, ma semmai
Tiro una domanda come considerazione conclusiva, una domanda di Martina Onnis che parla del senso di precarietà e del senso di insicurezza che certe informazioni stanno veicolando. Ecco, forse possiamo dire che i contributi di oggi sono state anche delle risposte da vari punti di vista, dal punto di vista dell'informazione, della comunicazione, della filosofia della scienza, della matematica e delle tecnologie e delle realtà miste, proprio a cercare in qualche modo di dare giusto peso all'informazione e arginare questo senso di insicurezza e di precarietà che la situazione attuale in qualche modo sta alimentando. Quindi sono tutti strumenti che ci dovrebbero aiutare in qualche modo a saper comprendere e gestire meglio i dati e le informazioni. Oltre a ringraziare tutti gli ospiti per la generosa presenza oggi e per di riflessione interdisciplinari e transdisciplinari che sono stati messi in primo piano, mi piacerebbe chiudere con la frase finale del PowerPoint del professor Bergamasco, che probabilmente quello che siamo riusciti a fare oggi è un segno con una matita che probabilmente può spingere un po' oltre, può spingere in questo caso un po' le nostre ricerche, il mondo della nostra ricerca ad andare avanti. Sempre nell'ottica di una interdisciplinarietà come quella che abbiamo cercato di mettere in pratica e in atto oggi. Quindi ringrazio i relatori, ringrazio l'Università di Pisa che ci ha consentito di portare avanti queste l'ordine dei giornalisti e soprattutto appunto gli ospiti, il dottor Michele Bocci, Roberto Gronda, il professor Di Martino, il professor Bergamasco e il professor Fabris. Che coordina e sta coordinando il PRIN, oggetto di queste ricerche. Quindi grazie ancora e alla prossima.